Se prendete posto, cominciamo. E vi prego di prendere posto perché cominciamo. Allora, continuiamo i lavori di questa mattina. E il primo che parlerà nel pomeriggio di oggi sarà Gregorio Piaia. Parlerà di un tema che gli è molto, molto caro ed è molto caro anche a noi, Roberto Arrigo, sul quale abbiamo addirittura fatto un convegno e un relativo libro di recente. E dunque, Gregorio Piaia sicuramente avrà delle aggiunte da fare a questo nostro libro recentissimo, direi, no? Dell'anno scorso, vabbè, è passato da poco l'anno scorso, va bene. Allora, Gregorio Piaia ci parla di Roberto Ardigò e la nostra Accademia di Scienze, Lettere e Arti in Padova, cioè le relazioni di Ardigò con l'Accademia. Perfetto. Che furono un pochetto tardive. Grazie, insomma. Presidente, buon pomeriggio a voi tutte e a voi tutti. Università degli Studi e Accademia delle Scienze sono due istituzioni assai vicine, complementari. Anzi, a partire dalla fine dell'Ottocento si può dire che l'Accademia, anche la nostra Accademia, sia diventata una specie di dépendance dell'Università. Non a caso Mario Isnenghi, a suo tempo, fece presente che nella seconda metà dell'Ottocento ben 18 dei 22 presidenti dell'Accademia Patavina erano professori universitari, per lo più dell'ambito tecnico-scientifico. Non sempre però l'impegno che il docente universitario ha profuso nella didattica e nella ricerca in sede universitaria ha il suo corrispettivo nell'impegno in ambito accademico. E un caso tipico di questa dissonanza, di questo divario, si ha con Roberto Ardigò. Eccolo qua, il ritratto del nostro Roberto Ardigò. No, aspetta, giriamo, va bene. Il maestro del positivismo italiano, come è unanimemente generalmente riconosciuto. Mi riferisco dunque all'ex sacerdote Roberto Ardigò, nato a Casteldidone in provincia di Cremona il 28 gennaio del 1828, morto a Mantova il 15 settembre 1920. Il termine maestro può apparire eccessivo o troppo enfatico ai nostri occhi, dato il disincanto che caratterizza la nostra epoca. Ma bene si addice la figura di Ardigò. Infatti, oltre ad essere uno dei maggiori esponenti del pensiero positivistico in Europa, questo pensatore formò, o quantomeno influenzò, un'intera generazione di docenti universitari e liceali di filosofia nell'Italia post-unitaria sino alla Prima Guerra Mondiale. Anzi, nella nostra università, ove Ardigò insegnò lungamente dal 1881 al 1909, il suo influsso perdurò, sia pure con qualche contaminazione, fino agli anni 40 del secolo scorso. Perfetto. Grazie Diego. Un magistero, quello dell'ex sacerdote Ardigò, che suscitò adesioni entusiastiche,
ma anche dure opposizioni nell'infuocato clima ideologico di fine Ottocento e dei primi anni del Novecento, segnato dalla contrapposizione fra clericali e anticlericali. Un clima che a noi oggi appare assai remoto, dato il ruolo modesto, uso volutamente un eufemismo, che l'appartenenza culturale e ideologica gioca nell'attuale panorama italiano, al di là delle accese schermaglie sulle ricadute della teoria del gender nella pratica linguistica quotidiana. Abbandonato l'abito ecclesiastico nel 1871, era canonico del Duomo di Mantova, Artigos era dato interamente all'insegnamento liceale e agli studi filosofici, coltivando l'aspirazione a un insegnamento universitario, quale giusto riconoscimento dei lavori sino ad allora pubblicati. Un'aspirazione vivacemente ostacolata da parte cattolica o clericale, come si diceva allora, e che con alterne vicende giunse a buon fine grazie all'intervento diretto del ministro della pubblica istruzione, pro tempore Guido Baccelli. Riassumo brevemente questa vicenda che è nota. Il 17 dicembre 1880 l'onorevole Francesco Tenerelli, segretario generale, ovvero sottosegretario di Stato del ministro della pubblica istruzione, che era allora Francesco De Santis, inviò una lettera al provveditore agli studi di Mantova, in cui si raccomandava nuovamente al professore Roberto Ardigò, docente di filosofia del liceo cittadino, di non suscitare dannose controversie con il suo insegnamento che offendeva il sentire religioso degli allievi e delle loro famiglie. Pochi giorni dopo, il 2 gennaio 1881, al ministro De Santis, che aveva rassegnato le dimissioni per gravi problemi di salute, come forse ricordiamo, subentrò il sopracitato Guido Baccelli, che in data 9 gennaio 1881 inviò ad Ardigò un telegramma in cui gli si offriva un posto di professore straordinario di storia della filosofia presso l'Università di Padova. Questo repentino mutamento di indirizzo da parte del Ministero della Pubblica Istruzione suscitò vivaci polemiche nella stampa del tempo ed ebbe anche echi in Parlamento. Forti furono le reazioni nell'ambiente padovano, dove i clericali già avevano dovuto subire nel 1879 l'affronto della chiamata sulla cattedra universitaria di filosofia morale di un altro spretato, tra virgolette, il molisano Baldassarre La Banca, contro il quale, accusato di essere favorevole all'ateismo, un gruppo di studenti il 2 giugno 1880 aveva protestato in pubblico e in privato, manifestando altresì il proposito di rivolgere il reclamo al Ministero dell'Istruzione Pubblica. Né va dimenticato che già nel 1869, appena 10 anni dopo la comparsa della maggiore opera di Darwin, il trentino Giovanni Canestrini, deciso sostenitore e divulgatore dell'evoluzionismo darwiniano, era stato chiamato all'Università di Padova sulla cattedra di zoologia, anatomia e fisiologia comparata e avrebbe in seguito tenuto un corso libero di antropologia. Quale fu in tale contesto l'atteggiamento della Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova verso il neoprofessore Roberto Ardigò? Il tema è già stato toccato dal consorzio Marino Gentile nella adunanza del 24 aprile 1971 e poi dal consorzio Paolo Maggiolo in tempi assai più recenti, ma merita a nostro avviso una ulteriore attenzione per il suo aspetto per certi versi intrigante. Infatti, se si tiene presente che il Canestrini era stato ammesso all'Accademia quale socio straordinario nel 1876, ovvero quasi 7 anni dopo il suo trasferimento all'Università di Padova, mentre il La Banca, in un clima ideologico ormai orientato verso l'idea dell'università quale tempio della cultura laica, era diventato a sua volta socio straordinario alla fine del 1881, 2 anni dopo la sua venuta nella città euganea. Verrebbe allora da pensare che anche nel caso del ben più noto Roberto Ardigò i tempi di attesa siano stati contenuti. Invece così non fu, dato che l'ammissione del filosofo mantovano avvenne ben 11 anni dopo, nella adunanza privata del 1 maggio 1892.
era arrivato a Padova nell'81, nel gennaio dell'81. Adunanza alla quale parteciparono, oltre al presidente Achille De Giovanni, docente alla facoltà di medicina, 15 soci effettivi su un totale di 24. Sorvolo sui nominativi, li troverete poi nel testo a stampa. Va precisato che all'imbarazzante ritardo con cui l'Ardigò era stato eletto all'Accademia si cercò di porre rimedio ammettendolo direttamente, con una procedura inusuale, tra i soci effettivi, saltando quindi la fase del socio corrispondente. Non sembra però che questa attenzione, sia pure tardiva, sia stata molto apprezzata dall'interessato, che lasciò passare quasi un anno prima di inviare al nuovo presidente dell'Accademia, Andrea Galoria, una letterina assai compita, che così suona. Illustrissimo signor Presidente, la data è 16 aprile 1893, era stato eletto il 1 maggio del 92. Altamente apprezzo l'onore che sei voluto farmi chiamandomi e addirittura come membro effettivo nel seno della Regia Accademia di Padova. E, come apprezzo altamente questo onore, così sento vivamente di dovere corrispondere col ringraziamento che mi compiaccio di esprimere con questa lettera alla dimostrazione distinta a mio riguardo per la quale avrò gratissima ricordanza. Devotissimo professore Roberto Ardigò. Il tono della lettera, a ben vedere, è fin troppo cerimonioso e indurrebbe a cogliere fra le righe un senso di ripicca, unito a un pizzico di ironia, tanto più che non vi è alcuna dichiarazione, consueta in queste circostanze, di impegno attivo nella vita dell'Accademia. Difatti, Ardigò non risulta mai presente nei verbali delle adunanze, né figura mai una sua missiva di giustificazione. Negli atti dell'Accademia egli figura tra i soci effettivi negli anni 92-93, 93-94, 94-95. Poi il suo nome scompare. Evidentemente era stata data applicazione all'articolo 1, paragrafo 8 dell'allora statuto accademico, che così recitava: se un socio ordinario trascurasse i suoi obblighi mancando per lungo tempo alle tornate senza addurne motivo e non presentando il penso accademico, cioè le relazioni che ognuno era tenuto a fare, sarà alla fine del biennio invitato a giustificarsi. Ove non si ottenga da lui veruna dichiarazione ed egli persista a mancare ai suoi impegni, verrà riferita la noncuranza al Consiglio, che potrà proporre al corpo accademico l'eliminazione dal novero dei soci ordinari. Non vorrei mettere in imbarazzo il nostro Presidente, perché se dovesse, non so se questo articolo sia ancora presente nel nostro statuto, ma se dovesse applicarlo... No, è una cosa troppo drastica che adesso non... Chiuso, basta così, grazie. Erano altri tempi. È da tenere presente che il nostro filosofo, nello stesso anno in cui venne eletto nell'Accademia, al nostro filosofo, scusate, non mancano riconoscimenti ufficiali. 4 mesi prima della missione all'Accademia Patavina, l'Ardigò, su proposta dell'amico Pasquale Villari, ministro della pubblica istruzione in quegli anni, con il regio decreto del 3 gennaio 1892 è nominato ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia e di lì a 5 mesi a ruota riceve la nomina a commendatore dello stesso ordine, su proposta del nuovo ministro della pubblica istruzione Ferdinando Martini. In queste circostanze il filosofo ringraziò subito i due ministri con un telegramma. Viene quindi da chiedersi se il plateale ritardo nell'invio all'Accademia Patavina della lettera di ringraziamento non sia collegabile all'indifferenza a lungo manifestata da questa prestigiosa istituzione verso l'illustre professore dell'Università di Padova. A dire il vero, il discorso potrebbe essere rovesciato. Alla luce dell'atteggiamento di netto rifiuto che proprio nello stesso periodo Ardigò manifesta verso il mondo delle accademie, con riferimento questa volta all'Accademia Virgiliana di Mantova, come appare da un ben documentato studio del suo attuale presidente Roberto Navarrini.
In una lettera del 15 ottobre 1892, a Padova era stato ammesso il 1 maggio del 92, Artigò respinge infatti con tono deciso l'invito a rappresentare l'Accademia Virgiliana nelle celebrazioni galileiane tenutesi a Padova in quell'anno, celebrazioni che ebbero un'enorme risonanza, per poi sottolineare con palese irritazione, cito: «Ma posso io accettare quell'incarico dal momento che tante volte ho protestato di non voler essere socio dell'Accademia Virgiliana, come non sono socio di nessuna accademia, di nessun sito? Sarei in contraddizione con me stesso». Nel concludere la sua indagine, il Navarrini così interpreta questa dichiarazione di Ardigò: «Sempre coerente con se stesso, si raccolse nella protezione della propria consapevolezza e della propria dottrina, lontano dagli onori delle forme, per aspirare unicamente al consenso della scienza e del pensiero». Fine della citazione. È un ritratto un po' idealizzato quello che ci viene qui offerto. Se si considera, come lo stesso Navarrini ha ben illustrato nelle pagine precedenti, che fin dal novembre 1865 l'allora Monsignore Ardigò, docente al liceo mantovano, era stato ammesso nell'Accademia Virgiliana e vi si era impegnato assai, presentando nel 68 un progetto di riorganizzazione di chiaro stampo positivistico. Nel maggio-giugno del 70 il socio Ardigò presentò all'Accademia Virgiliana il suo lavoro La psicologia come scienza positiva, poi apparso l'anno successivo negli Atti e Memorie. Ma nel decennio seguente egli chiese più volte di essere dimesso, finché il 15 gennaio 1881, dopo la sua nomina all'Università di Padova, l'Accademia Virgiliana trovò una via di mezzo a questa imbarazzante situazione, collocandolo fra i soci non residenti. Viene allora da chiedersi, pensando anche al temperamento orgoglioso e ipersensibile, e a volte spigoloso, di Ardigò, se dietro lo stentato disinteresse per le accademie in genere non si celi in realtà un venir meno del suo legame con l'Accademia Virgiliana, forse collegabile all'abbandono dell'abito ecclesiastico. Di questa accademia era socio anche Monsignor Luigi Martini, il benefattore del giovane Ardigò. Nel caso dell'Accademia Patavina è invece evidente la reazione al deplorevole ritardo con cui il filosofo era stato ammesso, una colpa resa ancora più evidente dalla nomina diretta a socio effettivo, che suona come un maldestro tentativo, qui nel Veneto diremo pezzo da con del buso, di porre rimedio a una situazione di palese ingiustizia. Una situazione che, guarda caso, si riproporrà a proposito dell'Accademia Nazionale dei Lincei, alla quale Ardigò fu ammesso come socio corrispondente solo in data 21 giugno 1903, due anni dopo divenne socio nazionale. Anche questa volta il nostro filosofo lasciò passare del tempo prima di inviare a fine anno, 3 dicembre del 1903, una lettera di ringraziamento al presidente dell'Accademia dei Lincei, a ciò vivamente sollecitato da Felice Tocco, uno dei promotori della sua ammissione ai Lincei. Un eco persistente di questa vicenda si coglie nella lettera che Ardigò inviò parecchi mesi dopo, il 1 settembre 1904, al giurista mantovano Mario Marinoni, e in cui si dice fra l'altro che, cito, «ai Lincei, malgrado che non volessi, mi proposero da poco gli amici Villari e Tocco, e molto rincrescendomi ho dovuto cedere alla loro preghiera di accettare il posto affatto secondario di socio corrispondente, che pazza a 76 anni». Cioè, d'altra parte c'è una lettera di Felice Tocco in cui si dice che il numero di posti effettivi, di soci effettivi, era ormai al completo, per cui si era dovuti ripiegare sul socio corrispondente, ma come vedete se l'è presa, perché a 76 anni è stato nominato socio corrispondente. Ma allora mi chiedo, l'atteggiamento di Ardigò verso le accademie nasceva da una questione di principio, con le accademie in genere non voglio aver nulla a che fare, o più semplicemente dallo sdegno verso la scarsa attenzione prestata ai suoi meriti e alle sue legittime aspettative? A prescindere dalla comprensibile reazione psicologica verso il tardivo riconoscimento
che il mondo delle accademie manifestava nei suoi confronti, ci si chiede a questo punto quali fossero le ragioni sottese alla ritardata ammissione di Ardigò all'Accademia Patavina e al suo conseguente atteggiamento di noncuranza verso la stessa. Su tale aspetto aveva già richiamato l'attenzione Marino Gentile nel ricordo di Roberto Ardigò, apparso 50 anni fa, nel 72, limitandosi però, forse per delicatezza, a far balenare una domanda che nasce dall'accostamento di alcuni dati oggettivi, scriveva Marino Gentile mezzo secolo fa. Ardigò vi è arrivato relativamente tardi all'Accademia. Avranno avuto il loro peso la ristrettezza di posti di soci disponibili e anche i frequenti rinvii delle adunanze per mancanza di numero legale. Ma se era spiegabile che il Bonatelli, già socio corrispondente, fosse promosso effettivo nel 1885, non si vorrebbe dare il carattere di un giudizio comparativo alla preferenza per altri studiosi anche di discipline filosofiche. Nel 1886 era stato nominato socio corrispondente Aristide Gabelli. Nell'88 Pietro Ragnisco. Anzi, nel 90 il Gabelli era promosso socio effettivo. Sarebbe morto l'anno successivo per un tumore al palato. Ma solo dopo la morte appunto di Gabelli, l'Accademia, continua e conclude Marino Gentile, prese coraggio e, saltando la qualifica di corrispondente, nominò l'Ardigò direttamente effettivo nella seduta, come si è visto, del 1 maggio 1892. Tra i fatti qui ricordati da Gentile colpisce l'ammissione all'Accademia non tanto di Aristide Gabelli, che godeva allora di notevole fama come pedagogista e filosofo e che da Roma, dove era stato provveditore agli studi dal 74 all'82, quando chiese di essere collocato a riposo, si era trasferito a Padova ed era stato eletto deputato al Parlamento nell'86, quanto del napoletano Pietro Ragnisco, ordinario di storia della filosofia a Palermo, che nell'anno accademico 84-85 era stato comandato all'Università di Padova per l'insegnamento di filosofia morale. Ottenuto nell'anno successivo il trasferimento nella sede patavina, Ragnisco vi insegnò filosofia morale fino al 1902, quando si trasferì a Roma. Figura senza dubbio rispettabile sul piano scientifico, quella di Ragnisco, e per di più riconducibile alla temperie positivistica allora dominante, ma assai lontana dalla levatura e dalla notorietà di un Ardigò, sicché appare legittimo il sospetto che la sua candidatura fosse stata proposta e sostenuta al posto di una candidatura assai più forte, ma ingombrante, tra virgolette, quale poteva essere quella di Roberto Ardigò. Nelle righe precedenti, lo stesso Marino Gentile, a proposito del discorso inaugurale del nuovo anno universitario, affidato all'Ardigò nel novembre dell'88, aveva osservato che dovevano ancora permanere le conseguenze della nomina improvvisa ed autorità con cui il filosofo mantovano era stato, per così dire, catapultato nell'Ateneo Patavino. Per cui il ritardato ingresso dell'Ardigò nella nostra Accademia si potrebbe leggere come un riflesso delle polemiche suscitate dalla poco rituale nomina ministeriale e mantenute vive dagli ambienti clericali. Tornando all'adunanza privata del 1 maggio 1892, va tuttavia rilevato come l'orientamento positivistico e anticlericale dei soci effettivi dell'Accademia fosse del tutto prevalente. Emblematica a riguardo è la figura di Achille De Presidente, Achille De Giovanni, ordinario di clinica medica generale, che 6 mesi prima, il 12 novembre del 91, nel suo discorso inaugurale del nuovo anno accademico, aveva proclamato che la legge dell'evoluzione domina su tutto e che la storia dell'umanità intera non è che la evoluzione naturale di un sistema di forze. Per cui, cito, se necessari furono i dogmi religiosi, la storia presenta il fenomeno pure necessario della loro progressiva diminuzione e attenuazione, sì che può dirsi siano destinati a scomparire. Ma anche gli altri soci effettivi manifestavano evidenti posizioni di natura di orientamento anticlericale. L'unica eccezione tra i soci effettivi di quel tempo è rappresentata da Francesco Bonatelli, eccolo qua, finalmente,
è una foto quando ormai era ottantenne, piuttosto vecchiotto, come vedete, mentre la foto precedente rappresenta un Ardigò settantenne. Francesco Bonatelli, che non a caso risulta assente dalla adunanza del 1 maggio 1892, benché fosse solito partecipare attivamente alla vita dell'Accademia. Professore ordinario di filosofia teoretica dal 1867, il bresciano Bonatelli era socio straordinario dell'Accademia dal 1975 ed effettivo dall'85 e sarebbe divenuto presidente nel biennio 96-98. Nel panorama culturale dell'Università di Padova, a cavallo del Novecento, rappresenta una sorta di mosca bianca che, cito Liliana Bilanovic, fino al 1911, anno della morte, cercherà di portare entro l'Ateneo la sua testimonianza di cattolico in controtendenza e di isolamento rispetto agli indirizzi dominanti. Una missione che finì col far passare in secondo piano la sua stessa posizione filosofica, che muovendo dallo spiritualismo cercava un punto di incontro con i pensatori tedeschi del suo tempo, in particolare con Rudolf Hermann Lotze. Ma quali erano i rapporti fra questi due professori, colleghi di facoltà, che a lungo furono antagonisti più che avversari nell'insegnamento della filosofia all'Università di Padova? Ma sul finire degli anni 30 del secolo scorso, Arturo Beccari presentò il Bonatelli come collega e amico dell'Ardigò, ma anche suo irriducibile, per quanto generoso e cavalleresco, avversario in filosofia. Ancora qualche minuto. Un rapporto dunque improntato al reciproco rispetto, non esente da qualche tratto di umorismo. Nel commemorare il Bonatelli a un anno dalla sua scomparsa, il sacerdote Antonio Novi, docente a Chiari, in provincia di Brescia, o il filosofo Bonatelli aveva a suo tempo frequentato il ginnasio, sottolineò la lotta serena ma ferma e implacabile che egli condusse contro il positivismo di Ardigò, menzionando anche un simpatico aneddoto che ci riporta allo stile professorale di altri tempi. Ecco l'aneddoto. Una mattina, entrando nel caffè Petrocchi, il caffè dei professori a Padova, il Bonatelli, che insegnava quell'anno filosofia della storia, oltre che filosofia teoretica, si imbatté nel collega, cioè l'Ardigò, che insegnava storia della filosofia. Ardigò, visto lo zoppicare, esclamò, stendendogli la mano, «Mi pare che la filosofia della storia abbia male alle gambe». E il Bonatelli, con la solita franchezza, «A me pare invece che la storia della filosofia abbia male al capo». L'opposizione di Bonatelli alla nomina di Ardigò è dunque verosimile. Ma dato l'isolamento ideologico in cui si trovava il filosofo bresciano, non è sufficiente a spiegare la decennale esclusione di cui era stato oggetto il filosofo mantovano. Se la risonanza delle modalità con cui quest'ultimo era stato assegnato all'Università di Padova può aver influito per i primi anni, il protrarsi di tale esclusione fino al 92 induce a supporre ragioni di altra natura. Una pagina. Addirittura, grazie. Sempre tentando di leggere fra le righe, per usare le parole di Marino Gentile, credo che un ulteriore motivo del ritardato accesso all'Accademia si possa ricercare all'interno dello stesso fronte culturale e ideologico di cui Ardigò era ormai diventato maestro e guida in Italia. Scendendo nei dettagli e a rischio di infrangere le regole del fair play accademico, mi permetto di formulare l'ipotesi, che la nomina del filosofo mantovano solo dopo la morte del Gabelli non sia addebitabile soltanto alla ristrettezza di posti o all'esigenza di non concedere uno spazio eccessivo ai filosofi a detrimento delle altre discipline, ma anche all'intento di evitare che in Accademia l'Ardigò venisse a trovarsi accanto a un personaggio di rilievo quale Aristide Gabelli, che era estraneo all'ambiente universitario padovano. Solo nel dicembre dell'86 era divenuto professore incaricato di pedagogia all'Istituto Superiore di Magistero di Roma. Ma il Gabelli godeva di grande reputazione come filosofo, oltre che come pedagogista.
il 27 giugno 86 era stato eletto socio corrispondente, diventando poi, come si è visto prima, socio effettivo il 10 maggio 1890, nonché socio dell'Accademia dei Lincei nello stesso anno. Sarebbe morto, come dicevo, l'anno successivo, il 9 ottobre del 91, per un devastante tumore al palato che da tempo lo aveva colpito. Ma, e mi avvio alla conclusione, perché mai, se teniamo per buona questa ipotesi, ripeto, è solo un'ipotesi, ci doveva essere della ruggine fra il Gabelli e l'Ardigò, che professava il suo stesso orientamento intellettuale e oltretutto non era neppure il suo collega, il che lascia fuori campo le competizioni e malevolenze così diffuse nell'ambiente universitario? La ragione si potrebbe individuare in una vicenda ai nostri occhi poco rilevante, ma che tale non dovete sembrare ai protagonisti, e che si può ricostruire dall'epistolario ardigoiano, raccolto e pubblicato da Wilhelm Bittemeier, molti anni dopo il ricordo presentato all'Accademia da Marino Gentile. Nel 1869 Ardigò aveva inviato una copia del suo discorso sui Pomponazzi ad Aristide Gabelli, che gli aveva risposto in maniera assai elogiativa. Il filosofo mantovano, ancora agli inizi della sua carriera, non si limitò a ringraziare formalmente, ma sottolineò con enfasi la sua vicinanza anche emotiva alla posizione filosofica e ideologica del Gabelli, che in quello stesso anno, 1869, pubblicò L'uomo e le scienze sociali, l'opera con cui si suole far iniziare il positivismo filosofico in Italia. L'anno successivo comparve, come si è detto, La psicologia come scienza positiva, scusate, in cui Ardigò non fa il nome di nessun italiano, neppure del Gabelli, cosa che gli fu subito rimproverata dal Villari, suo grande amico. Ardigò voleva evidentemente dare risalto all'impianto innovativo che contraddistingueva il suo lavoro, ma questa omissione dovette irritare parecchio il Gabelli, che infatti non rispose all'invio di una copia di tale opera. Questo eloquente silenzio indispettì assai e a lungo il nostro Ardigò, se a distanza di ben 8 anni, così egli rispose al Villari, che gli aveva chiesto di motivare il suo risentimento verso il Gabelli. Cito: «Gli scrivo subito del Gabelli, come sta la cosa precisissimamente, precisissimamente. Del Gabelli, col quale, come già le dissi, non servo nessun rancore e ammetto che sia come ella, e ho piacere che lo dica, un uomo leale e buono. Appena pubblicata la mia psicologia, gliene mandai una copia. Fu egli, anzi, uno dei primi ai quali la mandassi. E accompagnai il libro con una lettera. Passa del tempo e non ho risposta. Ritengo che siano smarriti il libro e la lettera. E gli scrivo di nuovo. E ancora nessuna risposta. So che un mio conoscente amico di lui deve andare da lui a Milano e lo prego di domandargli se ha ricevuto il libro e le mie lettere. E nell'affermativo che mi sappia dire il perché del non rispondermi, perché io non sapevo immaginarlo. L'amico lo interpella e mi risponde che il Gabelli ha effettivamente il libro e tutte e due le lettere e niente altro. E non mi è possibile cavargli altro. E la cosa è finita così. Da quell'ora in poi mai più il Gabelli né mi ha scritto né mi ha mandato a dir nulla. E fu quello un atto che non poté non sorprendermi immensamente. Sorprendermi è in corsivo sottolineato. Questo silenzio ostinato del Gabelli lascia intendere chiaramente, e c'è da sorprendersi dell'immensa sorpresa manifestata dall'Ardigò, che l'illustre pedagogista se l'era, per così dire, legata al dito e non tollerava l'intento del filosofo mantovano di presentarsi come il primo ed esclusivo propugnatore in Italia della moderna psicologia. Tempesta in un bicchiere d'acqua, si dirà, ma questo episodio può aiutarci a comprendere il piccolo mondo, homines sumus, che sovente ruota attorno alle più prestigiose istituzioni culturali. Grazie per l'attenzione. Bene, ci hai dato un quadro appassionante di queste interrelazioni tra ambienti universitari e ambienti accademici, andando
a consultare ancora una volta gli archivi delle accademie, ma da quello che tu hai detto e da tante illazioni che hai fatto, io resto convinto di una cosa, che tutte queste difficoltà che manifestava l'Ardigò derivassero da certi suoi tratti caratteriali e relazionali, insomma, cioè che fosse in gran parte colpa sua. Tu fai diverse illazioni, per esempio sui ritardi di accoglimenti nelle accademie e così via, ma insomma credo che tutto dipendesse dalle difficoltà di interrelazione che lui aveva con... Sì. E questo da un punto di vista psicologico si spiega anche con la conclusione, la fine della sua vita. Sì, insomma, certamente. Ecco. Sì. Cioè bisogna tener conto anche, penso, di questo. Uno che muore suicida, è chiaro che ha una psiche, insomma, penso io, un pochino parata, o mi sbaglio? Sì, aveva 90 anni quando si è suicidato, sì, era sì, veramente va bene, allo stremo, e stava male, stava molto male. Però in effetti il carattere, il temperamento di Ardigò era caratterizzato da una forte, scusate il bisticcio di parole, era connotato da una forte ipersensibilità, molto forte. Hai detto tu letteralmente forte. Spigoloso, ecco, credo sì, che hai usato questo aggettivo. Sì, è un episodio soltanto che fu già studiato da Wittemeyer, quando da giovane ancora era sacerdote, da poco sacerdote, fu mandato a Vienna a studiare all'Accademia Teologica di Vienna, ed era un successo per un giovane prete mantovano, e vi rimase pochissimi giorni perché gli venne una crisi terribile, dovette tornarsene a casa perché non ce la faceva, non reggeva, un po' per il clima, un po' per i rapporti interpersonali, quindi non era una personalità molto facile da questo punto di vista. Ecco, e questo si riflette anche in questa vicenda in sé di scarsissima consistenza, ma che comunque mi ha offerto l'occasione per mettere un po' il naso nelle vicende accademiche e universitarie di fine Ottocento. Bene, e se ci fosse qualcuno che ha qualche domanda, ma deve essere breve. Perché ha fatto un lavoro prima, è una cosa gravissima, quindi capisco perfettamente il Gabelli che se la fosse presa, chiunque se la sarebbe presa. Sì, sono casi che si sono ripetuti molto spesso in passato e si ripetono anche oggi in ambito non solo delle accademie in senso stretto, ma anche in ambito universitario. Non c'è da meravigliarsi di tutto questo. Homines sumus, e negli homines faccio rientrare anche le mulieres. Solo un'aggiunta, semplicemente perché si parlava dell'atteggiamento di governo amigonico dell'Accademia e viceversa. Ecco, e c'è da dire che non so se abbia influito, ma la città di Padova inizialmente, come anche ricordato, ebbe un notevole ostracismo nei confronti del filosofo quando fu nominato in cattedra a Padova. All'inizio, perché io ricordo di aver letto alcuni articoli di giornale sul versante clericale che ne diceva peste corna di questa nomina, no? Ardigò venne a Padova, ma inizialmente fece da pendolare, cioè si spostava in treno tra Mantova e Padova, lo fece per alcuni anni, poi non poté più reggere il ritmo e prese dimora definitiva a Padova. Però all'inizio, quando aveva bisogno di una, come si può dire, di una sistemazione provvisoria a Padova, no? Quando aveva necessità di fermarsi in città, e ricordo di aver letto, non so dove, insomma, ebbe notevole difficoltà a trovare un alloggio perché nessuno o quasi nessuno lo voleva ospitare, e chi lo fece fu un socio di questa accademia, che fu Francesco Lorenzo Pullè, che insegnava sanscrito in questo ateneo. Poi il Pullè, che tra l'altro nel campo degli studi orientali è stata un'autorità,
si spostò a Bologna, ma fu l'unico, diciamo, negli ambienti che Ardigò poteva conoscere, che si rese conto che non si poteva trattare male in questo modo un collega, e quindi gli diede l'ospitalità, mi pare, in via Cesare Battista, quella che poi è diventata via Cesare Battista. Sì, ecco. Sì, giustissimo, grazie per queste informazioni ulteriori. Non c'è dubbio che nell'ambiente padovano Ardigò fosse mal visto. Mi ricordo un aneddoto: il padre Giancarlo Giacon, che era nato nel 1900, era solito dire che da ragazzino, quando girava per Padova, una volta incontrò un personaggio con una grande cappa addosso e un gran barbone, e gli dissero: ecco, vedi quello lì, Ardigò, come se fosse stato il diavolo, qualcosa di simile. Però occorre distinguere fra l'ambiente clericale, che era assai diffuso nella città di Padova, e l'ambiente accademico, dove le posizioni filopositivistiche o apertamente positivistiche erano senz'altro dominanti, assolutamente dominanti, ed erano dominanti anche in sede dell'Accademia stessa. Fra i membri effettivi che hanno partecipato alla sua elezione, noi troviamo fior fiore di personaggi che erano noti per le loro posizioni anticlericali. Quindi il mio sospetto è che sotto ci sia anche questa che a noi sembra irrilevante questione di natura di rapporti interpersonali. D'altra parte, ognuno ha il suo temperamento, ognuno ha il suo carattere, non c'è dubbio. Prego. Mi hai fatto venire in mente delle lettere di Ardigò che ho fatto pubblicare anni fa, e adesso però sto frugando nella mia mente, perché erano state rivolte alla scrittrice Neera. La scrittrice Neera, Anna Radius Zuccari, milanese, molto celebre all'epoca, che aveva scambiato alcune lettere proprio con Ardigò. E le aveva pubblicate la moglie, mi sembra, di Francesco Gentile. Mm-hmm. Adesso devo sì, ripescarle. Ti volevo, sì, solo dire questo e poi te le vado, sì, a cercare. Sì, sì, sì. Grazie. Ma per conoscere Ardigò credo che l'epistolario sia una fonte straordinaria. Veramente, conoscere, rispettare l'uomo, cercare di capirlo, di comprenderlo al di là dell'immagine un po' stereotipata e di maniera che viene trasmessa dai libri di storia. Sì. Grazie. Grazie. Ora è il turno di Maristella Agosti, che parlerà di Albino Uggè, uno statistico illuminato, 1899-1971. Prego, Maristella. Grazie, Presidente. Allora, buonasera, grazie Presidente per la parola. Allora, prima di tutto desidero un attimo illustrare il titolo, perché ho deciso di chiamare questa presentazione relativa al professor Albino Uggè, uno statistico illuminato. E Albino Uggè è stato uno statistico di grande fama, di grande importanza per la statistica moderna. Però, giustamente, ne dovrebbe parlare uno statistico, come ad esempio il professor Pesarin, che è il nostro socio effettivo dell'Accademia.
L'illuminato sta per la capacità di Huguet di essere una persona aperta, molto aperta alle innovazioni, alla conoscenza nel senso ampio del termine, non limitata alla sua disciplina di specializzazione. E allora emerge da uno studio che abbiamo condotto con altri colleghi, come dire dopo, e grazie al sostegno e alle documentazioni, alle presenza nel nostro Ateneo di un archivio di Ateneo molto importante. Cioè, sono qua la dottoressa Ghetti, la dottoressa Bevilacqua, che mi hanno aiutato, ci hanno aiutato in questo lavoro. Si recupera una competenza di Huguet, una capacità di Huguet di capire come l'informatica sarebbe diventata una disciplina di estrema importanza per la nostra società. Tutti noi, credo, qui in sala abbiamo un cellulare nelle nostre tasche o nelle nostre borse, quelli sono dei calcolatori di estrema potenza connessi in rete, e quando Huguet però pensa a questo tipo di innovazione, i calcolatori erano veramente embrionali, le reti non esistevano. Quindi sa guardare nel futuro. E quindi questa mia presentazione, dopo una illustrazione della sua vita accademica come statistico, molto breve, e che ho ricostruito grazie a presentazioni e ricordi che ne hanno fatto degli statistici, ad esempio il professor Bernardo Colombo ha scritto ben 3 saggi di ricordo di Huguet, uno per l'Accademia, uno per l'Ateneo, uno sulla rivista di statistica. E nel nostro annuario dell'Accademia Maggiolo fa un profilo sintetico, come la maggior parte dei profili, ma estremamente utile. Anche il dottor Maggiolo, qui presente, mi ha aiutato per cercare di ricostruire e di vedere se trovavamo in questi profili, in questi documenti già noti, delle informazioni sull'interesse per Huguet dell'informatica. Invece non è stato pubblicato nulla. Tra l'altro c'è una voce della Treccani dedicata ad Albino Huguet. Oggi c'è anche una voce di Wikipedia. L'archivista responsabile dell'archivio dell'Università Cattolica all'interno di Milano, all'interno della quale ha insegnato per 50 anni, non ha trovato fino ad ora nessun documento che illustra questo interesse scientifico ulteriore, questa capacità di aprirsi al futuro. Quindi, dopo appunto una presentazione che farò brevemente per dare un po' l'idea del profilo dello statistico per le persone che non lo conoscono, no? Visto che poi è morto nel 71, molte persone ovviamente, se non sono specialiste interessate al settore, magari non lo conoscono, e dedicherò la mia presentazione a questi aspetti innovativi, questi aspetti non noti e che per la prima volta siamo riusciti a ricostruire insieme. Huguet era una persona estremamente schiva, molto umile, molto riservato, non lascia nessun documento personale, non lascia neanche un curriculum completo, quindi anche per ricostruire il suo curriculum da parte di chi ne ha fatto anche il ricordo come statistico non è stato certamente semplice. Abbiamo un'unica fotografia di Huguet, che è questa che loro vedono presentata sullo schermo. Recentemente ho visto che forse ce n'è una un po' più antica, quindi quando era più giovane, nell'archivio di Cagliari dove ha insegnato, però devo ancora recuperarla. Quindi per il momento è l'unica fotografia che è presente anche nel faldone qui dell'Accademia, questa che viene presentata nei ricordi del professor Colombo e negli altri ricordi anche del professor Landenna, è sempre questa. Quindi non è facile anche far emergere le varie informazioni. Allora io adesso leggo molto rapidamente alcune note sul curriculum come statistico, anche per non sbagliarmi sulle date, eccetera, e poi invece ci immergiamo in questa parte nuova
che apre allo studio dell'informatica, alla crescita, alla nascita dell'informatica. Allora, UGE, come loro hanno visto, nasce nel 99, è un ragazzo, 1899, è un ragazzo del 99, purtroppo per lui dopo, però nasce alla fine del secolo e nasce a Milano. Morirà anche a Milano e anche se ha insegnato in tantissime università italiane, lui la residenza la mantiene sempre a Milano e ha un grande collegamento con questa città. E forse grazie anche a questo collegamento si apre così tanto alla innovazione informatica. È il figlio unico di una famiglia molto semplice, suo papà è un tipografo, la sua mamma è una sarta. Compie i suoi studi al Liceo Classico Parini, molto prestigioso, di Milano e si diploma nel 1917, molto giovane. Viene immediatamente appunto chiamato alle armi, diciottenne, e partecipa come sottotenente d'artiglieria al primo conflitto mondiale, prendendo parte con il terzo corpo d'armata agli scontri che portarono allo sfondamento della linea nemica sul Piave e alle avanzate Trieste e Fiume. Un ragazzo di 18 anni. Viene insignito sul campo della Croce di Guerra al Merito e prima del congedo della promozione a tenente. Nel 1969, faccio una fuga in avanti, gli verrà conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine di Vittorio Veneto, perché nel 1968 ci fu una legge per la quale ci furono questi tardivi riconoscimenti a queste persone che dovettero andare in guerra così giovani. Dopo la guerra si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pavia. Perché si iscrive a Pavia? Perché a Milano non c'è giurisprudenza. E quindi è interessato a giurisprudenza, si iscrive a Pavia e si laurea nel 1921. UGE è veloce sempre, fa tutte le cose molto velocemente. Doveva essere una persona veramente fuori dal normale. Io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerlo, ma da quello che si legge e si vede era una persona veramente eccezionale. Abbiamo pochissime notizie disponibili, non sappiamo come mai, in che occasione lui incontra padre Agostino Gemelli. Gemelli sta fondando l'Università Cattolica. L'Università Cattolica ha fatto 100 anni proprio 2 anni fa. Viene fondata nel 1921. Grazie a Gemelli comincia a lavorare come responsabile della segreteria accademica e Gemelli, evidentemente capendo che questa è una persona di grandi capacità, e Gemelli sta fondando un'università, ha bisogno di persone con competenze molto differenziate, nell'ottica di università che ha in mente, allora manda lui ed altri alcuni ragazzi molto bravi con delle borse di studio della Cattolica, dal 23 manda UGE a Vienna prima e poi a Berlino, dove rimane fino al 24 e dove frequenta dei corsi di economia e di statistica. Quindi grazie a questo studio post-universitario in 2 università di eccellenza allora in queste discipline, ritorna con questa competenza che mette subito a frutto anche in Cattolica. E dal 24-25 è già assistente effettivo dell'Istituto di Scienze Economiche, che nel frattempo è stato fondato in Cattolica, e rimane lì fino al 1931 come posizione. Però non si limita a questo. Lui dal 28 diventa assistente al laboratorio di statistico diretto da Marcello Boldrini. Boldrini è una persona di fondamentale importanza nella statistica moderna e è il maestro dopo i maestri che ha avuto nell'area post-laurea a Berlino e a Vienna, è il suo maestro e comincia a scrivere e a lavorare con lui sulle tematiche più di Boldrini, però impara anche il metodo, lavora nel laboratorio, quindi acquisisce anche molte competenze di analisi dei fenomeni economici. Lui non ha una famiglia agiata e in parallelo insegna anche al Regio Istituto Tecnico Carlo Cattaneo di Milano dal 26 al 28. Nel 29 è già libero docente. Lui è nato nel 99, quindi a 30 anni ha la libera docenza in statistica e immediatamente all'incarico di statistica economica alla Scuola di Scienze Politiche, Economiche e Sociali in Cattolica.
si aggiungono subito degli insegnamenti all'Università di Cagliari, per questo probabilmente riusciremo a trovare una fotografia nell'archivio dell'Università di Cagliari, dove insegna dal 28 al 29. Di statistica, demografia e anche di scienza delle finanze a Camerino, 29-30. E decisivo per il suo futuro, come vedremo, di statistica metodologica 30-31 a Ca' Foscari. Quindi un uomo che si muove e quindi interagisce con culture diverse, con docenti anche che gli permettono di riflettere sull'importanza della statistica, dell'innovazione anche del calcolo, della gestione dei dati, no? E nel 31 era stato bandito un concorso di prima fascia, quindi di professore straordinario prima e professore ordinario dopo, alla Cattolica di Milano, viene nominato nel 31 professore straordinario, a 32 anni, professore straordinario, molto, molto precoce. Rimane lì come professore straordinario fino al 34. Non sappiamo perché, non emerge dalle carte, e se ci fosse il professor Bernardo Colombo probabilmente ce lo saprebbe dire, perché anche lui per molti anni insegnò a Ca' Foscari prima di entrare a Padova. Viene chiamato a Ca' Foscari come professore ordinario e il padre Gemelli non richiamò mai nessuno delle persone che erano uscite, erano andate in un'altra università. Perugia fa un'eccezione, non lo richiamerà mai, ma Augé continuerà a insegnare sempre almeno un insegnamento tutti gli anni per 50 anni alla Cattolica, fino a quando muore nel 71, quindi quando ha già 72 anni. E quindi è anche questa una cosa veramente significativa. E dall'anno, ecco, passaggio importante per noi, perché è importante, perché arriva a Padova, nel 49-50 viene chiamato da Venezia come professore incaricato, non come professore in trasferimento, professore ordinario. Perché a Padova? Perché l'unico professore di statistica, ci dobbiamo ricordare che in quegli anni per una materia, fatta eccezione forse nel settore della matematica, eccezionalmente nel settore della fisica, ma in università i professori ordinari di una tematica, il professore era uno solo, il professore ordinario di una tematica. Quindi va in pensione l'unico professore ordinario di statistica, che è il professor Gaetano Pietra, molto importante, è stato preside, eccetera, va in pensione, esattamente va fuori ruolo, viene chiamato per tenere l'incarico di statistica, perché non mancasse agli studenti di giurisprudenza e poi anche di scienze politiche, l'insegnamento di statistica nel 49-50. Augé accetta questo incarico. Poi viene chiamato a Padova nel 55, il 16 di gennaio del 55. Come professore ordinario di statistica, in quel momento non più nella facoltà di giurisprudenza dove era Pietra, ma nella facoltà di scienze politiche, che è stata riabilitata dopo la guerra, ha avuto una storia molto complessa. Perché? Perché a scienze politiche c'è un unico ordinario, quindi bisogna rinforzare questa facoltà, e lui divenne ordinario a scienze politiche, ma mantenne la direzione dell'istituto, allora c'erano solo gli istituti di statistica, che era giurisprudenza, che poi giurisprudenza e scienze politiche usarono insieme per far crescere proprio questa disciplina, cioè la statistica. E l'altro passaggio che voglio sottolineare è uno dei soci fondatori della Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali. Insieme al professor Colombo la fonda nel 1968, un anno anche un po' particolare nella storia culturale. Quando si aprono anche le iscrizioni alle università, si apre anche al mondo scientifico la possibilità da parte di studenti non solo di certi licei di poter iscriversi, e c'è una grande attenzione all'elaborazione manuale per il momento dei dati, all'uso, all'analisi dei dati anche per la predizione, per la programmazione, e parte questa facoltà che poi ha avuto anche grande successo, all'interno della quale hanno insegnato tante persone di rilievo. Muore, e qui allora chiudo
la sua vita, però dopo faccio qualche accenno sulle sue responsabilità a livello nazionale. Muore il 24 ottobre del 71, improvvisamente. Aveva avuto dei problemi agli occhi, aveva perso un occhio, aveva avuto un'operazione al cervello, era un uomo che stava benissimo intellettualmente, ma era affaticato fisicamente e probabilmente lo si perde anche per questi aspetti. E ha una produzione scientifica con un ventaglio amplissimo di tematiche e grazie a questo è stato anche un maestro e un innovatore nella statistica, perché si è occupato di statistica economica, metodologica, di demografia e, una cosa importante, di calcolo delle probabilità, che non entrò nella facoltà velocemente. E la cosa interessante è che lui, dopo la guerra, ebbe delle responsabilità di grandissimo rilievo a livello nazionale. Nel 1945 viene nominato presidente del Comitato Prezzi Alta Italia, organo costituito dalla Commissione Centrale Economica alle dipendenze del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia per combattere i pericoli della inflazione. E fu fondamentale il suo apporto per salvare in parte anche aspetti della nostra economia. Nel 49 viene designato alla presidenza dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili, ANIC, poi al Consiglio di Amministrazione dell'AGIP, di cui prima è stato vicepresidente dal 53 e poi anche consigliere fino al 71. Nel 53 viene chiamato dal ministro Vannoni a far parte del comitato scientifico incaricato di discutere la bozza della relazione generale sulla situazione economica del Paese. Fa parte anche del nucleo di esperti che segue la redazione dello schema di sviluppo decennale conosciuto come Piano Vannoni. Quindi ha una capacità di elaborazione dei dati, di usarli per vedere gli andamenti degli eventi economici e sociali che servono veramente al Paese, specialmente in quegli anni. Forse servirebbero anche adesso. Sempre nel 1953 viene inserito nel Comitato per lo studio della congiuntura e nel 1955 partecipa alla fondazione con Boldrini dell'Istituto Nazionale per lo studio della congiuntura, ISCO. Qui nel faldone dell'Accademia ci sono dei documenti molto interessanti a questo proposito, di cui fu vicepresidente dal 1959 e presidente dal 1969. Entra nel Consiglio Superiore di Statistica, garantendo la sua collaborazione ai lavori di varie commissioni operative presso l'Istituto Centrale di Statistica. Quindi credo con questo sintetico curriculum vitae, se vogliamo, del professor Ugè, di aver dato un'idea quanto abbia fatto per la statistica moderna e per la nostra università e quindi anche per l'Accademia, della quale fu socio corrispondente dal 1962 e per la quale presentò delle memorie molto interessanti e fece anche presentare delle memorie ai suoi allievi in maniera da farli aprire alla conoscenza dell'Accademia e farli anche conoscere. Adesso passo alla seconda parte del mio intervento. Ci dimentichiamo del professor Ugè per un momento. Non sappiamo nulla di Ugè per l'informatica, ma ci arriviamo con uno studio che facciamo. Allora, sono quattro gli aspetti per i quali desidero sottolineare a loro gli esiti e le conoscenze che abbiamo raggiunto. Allora, dal 58 al 61 c'è una costruzione di un calcolatore presso l'Istituto di Statistica e l'avvio di un centro di cui poi parliamo. Nel 59 favorisce a livello di Ateneo la creazione del centro di calcolo di Ateneo. Dal 60 inventa un centro meccanografico presso l'Istituto di Statistica. Dal 60 è promotore della nascita dell'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, che dall'83 più correttamente verrà chiamata Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico. Quindi questi sono quattro aspetti, però noi in questo momento, quando cominciamo a guardare questa costruzione, questa macchina, non sappiamo nulla, non sappiamo che Ugè è stato una delle persone che ha favorito questa costruzione. Allora, come veniamo a conoscenza di questo fatto? A fine 2020, quindi 2 anni fa, il dottor Silvio Henning,
che è il coordinatore del gruppo di lavoro di storia dell'informatica dell'AIC, mi contatta per propormi di lavorare insieme per far emergere la storia di un calcolatore costruito all'Università di Padova negli anni 50-60 e di cui si sapeva, ma di cui non si diceva o scriveva niente, non c'era nulla di scritto. Si sapeva. Perché? Perché una persona che aveva collaborato alla costruzione di questo calcolatore, che si chiamava Francesco Piva, era una persona molto attiva, fece anche delle operazioni molto importanti all'ex macello per farlo mantenere un ambiente di archeologia industriale, mantenere il parco, eccetera. È una persona che io avevo avuto occasione anche di conoscere, però diceva qualche cosa, non aveva scritto niente, non c'era nessuna documentazione scritta. Giustamente Silvio Henning, anche come nella sua responsabilità di coordinatore del gruppo di lavoro di storia dell'informatica, mi dice: Maestrina, dobbiamo fare qualcosa, perché se effettivamente negli anni 50-60 a Padova l'università ha costruito un calcolatore, vuol dire che è la seconda università italiana che costruisce un calcolatore in casa, in università. Perché da dopo quegli anni pionieristici i calcolatori, anche coerentemente, sono stati costruiti, magari con progetti anche condotti dall'università, ma sono stati costruiti da industrie e non all'interno dell'università. L'unico altro calcolatore costruito all'interno dell'università italiana prima di questo è quella che viene chiamata la calcolatrice PEP dell'Università di Pisa. Non ce ne sono altre. Allora, noi abbiamo questo nome, Francesco Piva, e un articolo. Questo articolo, in effetti, è un estratto di un congresso, è stato presentato all'VIII Congresso Internazionale per l'Elettronica a Roma nel 61, quindi già quando il calcolatore doveva essere stato fatto. Perché? Perché si parla, no, di un calcolatore elettronico per uso didattico e scientifico, costruito, e si presenta a giugno 61 in questo congresso. Fatalità, questo è un preprint che poi non vede l'inserimento negli atti del congresso, perché di quel congresso il primo volume è stato pubblicato, il secondo volume non è stato pubblicato. Per poterlo dire, siamo stati in contatto con l'Università di Padova, le biblioteche, la biblioteca di Ferrara, la biblioteca della Fondazione Ugo Bordoni, e purtroppo, che è fra i finanziatori di questo congresso, purtroppo non è stato pubblicato. Quindi anche per questo probabilmente è stato diffuso meno poi, no? Abbiamo allora il fatto che viene presentato un calcolatore nel 61. C'è questa, corniciato in rosso, Istituto di Statistica dell'Università di Padova. E ci sono tre nomi. Oltre a quello di Piva c'è Giorgio Contin e Paterniani. Giorgio Contin è una cosa particolare. Prima, in una delle sedie, io ho visto proprio il nome Giorgio Contin. C'è una persona che credo lavori nel Petrarca o qualcosa qui in sala o che verrà dopo, che ha lo stesso nome. Questo Giorgio Contin, di cui adesso parliamo, è suo zio. È stata una combinazione fortuita, le tre abbiamo parlato di questa cosa. Poi che cosa abbiamo? Riquadro giallo. Chi ha finanziato questo calcolatore? Si ringraziano e sono sostanzialmente la Camera di Commercio di Padova, l'Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie, eccetera. Allora, questi come mai hanno finanziato questa iniziativa presso l'Istituto di Statistica? Ci voleva una persona di grande spessore per avere un finanziamento da enti di questo tipo e così tanti enti di questo tipo. Una persona che aveva anche evidentemente già fatto a livello nazionale delle opere importanti nell'ambito statistico. Poi ci sono due riferimenti bibliografici, e questi sono due libri che sono presenti a Padova solo nella biblioteca di statistica, e uno che è presente nella biblioteca di fisica, ingegneria e all'universitaria. Quindi da cosa partiamo? Partiamo dall'Istituto di Statistica per ricostruire. E dove andiamo? Cominciamo a frequentare ovviamente l'archivio antico dell'Ateneo, no? L'archivio storico dell'Ateneo dell'Università di Padova. E cominciamo nel 21.
A questo lavoro partecipano subito anche Alberto Camozzo e Francesco Contin. Francesco Contin è il figlio di Giorgio Contin, coautore dell'articolo, e ha quindi un archivio di casa, di fotografie e di possibilità di approfondimento. Alberto Camozzo, che ha lavorato tanto alla facoltà di statistica, è uno studioso, come anche Contin, di iniziative informatiche storiche padovane. Quindi cominciamo in quattro. Cominciamo e andiamo in archivio e chiediamo che cosa? Ovviamente l'archivio dell'Istituto di Statistica. L'archivio dell'Istituto di Statistica è andato perso, non lo abbiamo. Statistica, come anche istituto e poi facoltà, si è trasferita in varie sedi all'interno dell'Università di Padova e magari in uno dei trasferimenti è andato perso. Quindi perdiamo questa informazione. E cosa troviamo? Allora, non abbiamo faldoni di Francesco Piva e di Contin perché non sono mai stati dipendenti dell'università e quindi non abbiamo loro faldoni. Però riusciamo a trovare anche, grazie agli insegnamenti che riceviamo, e ringrazio di nuovo la dottoressa Ghetti, il dottor Piovan, il dottor Pegoraro e la dottoressa Bevilacqua, per quanto mi hanno anche insegnato in tutti questi percorsi di ricerca delle informazioni, abbiamo questa lettera che ci dice, che fa il legame, scusate, torno indietro, con quanto c'è scritto anche all'interno dei ringraziamenti del fatto che si stava costituendo un centro universitario di consulenza statistica e calcolo numerico, e troviamo questa lettera all'interno di questo centro in cui signor Francesco Piva, per motivi suoi personali, chiede una dichiarazione all'interno della quale il professor Uggè firma questa dichiarazione e dice che ha collaborato da dicembre 58. Quindi riusciamo anche a datare in parte, non con una certezza matematica, l'inizio di questa iniziativa, cioè dal 58. Allora, teniamo presente, come dicevo prima, non abbiamo reti di calcolatori, non esistono calcolatori concepiti come adesso, fatti e sviluppati in serie. Il calcolatore dell'Olivetti, di cui quasi tutti loro avranno sentito parlare, il 6003 e poi il 6001, che arriverà anche a Padova, al centro di calcolo di Ateneo, non sono ancora stati costruiti. Ci sono calcolatori sperimentali come quelli di Bott che sono richiamati nei due riferimenti bibliografici che ho sottolineato prima e non abbiamo altre informazioni di calcolatori effettivamente funzionanti, no? Alcuni in America, eccetera, ma non sono in serie, sono tutti esempi sperimentali, prove sperimentali e cominciano per l'ambiente specialmente amministrativo a esserci alcuni calcolatori. Bene, poi abbiamo sempre in questo faldone recuperato in archivio trovato anche una lettera di Uggè al rettore, che è Ferro. Ferro sarà rettore dal 49 al 68, della facoltà di ingegneria, e Uggè dimostra con questo messaggio a Ferro che si rende conto di non poter lui, statistico, seguire la costruzione di un calcolatore elettronico, che magari si chiama calcolatrice elettronica, insomma, ha l'umiltà scientifica. E allora a chi fa riferimento attraverso il rettore di ingegneria? All'unico professore ordinario, che allora, scusate, era ancora straordinario, che si chiamava Giuseppe Francini, che è stato chiamato nel 57 come professore straordinario di elettronica applicata, con il primo bando di concorso nazionale dell'elettronica applicata, 57, tre ternati, Francini viene a Padova, una persona va a Bologna, un'altra sede. Noi abbiamo a Padova la possibilità di avere una persona competente, Uggè ovviamente la scova, la trova, aveva il metodo scientifico disponibile per trovare una persona adatta, ma abbiamo la sfortuna che Francini, molto bravo nell'elettronica fisica, era però convinto che il futuro del calcolatore non fosse il futuro digitale, ma il futuro analogico.
perché in quel periodo i calcolatori analogici erano più solidi di quelli digitali. Per quello che Francini faceva come professore e studioso, erano i calcolatori adatti, e quindi Francini è sfuggente per questa cosa. Francini fonderà anche la bioingegneria a Padova, quindi è un uomo illuminato, non desidero dire nulla da questo punto di vista, ma se Francini avesse avuto un atteggiamento diverso nei confronti dell'informatica, sicuramente l'informatica padovana sarebbe stata diversa, sarebbe stata più veloce, più approfondita e più avanzata. E cosa dice Francini? Cosa dice di Francini? Parla col rettore. Ti avverto poi che dopo avergli fatto la posta per lunghe settimane ho potuto finalmente parlare col professor Francini, che ha consentito anche a fare una nuova visita all'istituto per rendersi conto dello stato di avanzamento dei lavori di montaggio della calcolatrice elettronica in costruzione. Egli si è soffermato a esaminare i lavori in corso e a conversare con gli esecutori. Gli esecutori sono due tecnici elettronici, e Paterniani invece è un laureato dal 52 in fisica, fisica sperimentale, e partecipa alla costruzione del calcolatore. Ho potuto così formare, ha potuto Francini così formarsi un'idea del piano della costruzione, della tecnica di esecuzione, delle caratteristiche dell'apparecchiatura, della capacità dei collaboratori nel campo dell'elettronica. Egli sarà a Padova nell'entrante settimana e se lo vorrà interrogare si esprimerà liberamente. Ti esprimerà, scusate, ho letto, il suo parere. Cosa vuol dire? UGE è cosciente che sta usando dei soldi pubblici, deve, anche se sono finanziamenti esterni come abbiamo visto, ma anche l'Ateneo ha dato parte del finanziamento per questa impresa, vuole essere sicuro che questo è un impiego corretto, che si sta operando per il bene anche dell'Ateneo e della realizzazione di questo calcolatore. Quindi questa anche rettitudine nota di UGE emerge anche da questo atteggiamento di grande umiltà scientifica e dice di aver cercato l'appoggio di una persona competente, l'unico in quel momento presente in Ateneo a Padova. Concludo, ci sarebbero tantissime altre cose da dire, ma la cosa importante è il fatto di capire che c'è stata questa iniziativa è andata a buon fine, il calcolatore è stato realizzato, Francesco Contin nell'archivio di famiglia ci ha fatto avere queste due fotografie, questa prima e anche la successiva, questo è l'armadio, come si chiama normalmente, no? Col calcolatore all'interno, le apparecchiature esterne sono il pannello di controllo sulla sinistra e sulla destra le periferiche di input-output, tipo una macchina da scrivere, no? Una telescrivente. E la parte interna la vediamo qui, sulla sinistra abbiamo un tamburo magnetico, i dischi non sono ancora come quelli che usiamo adesso, no? C'era il tamburo magnetico, nella parte centrale l'unità logica, uno si immagina una cosa piccolina, è tutto un terzo dell'armadio, allora è a base di valvole, e sulla destra l'alimentazione elettrica, sotto ci sono tre ventole. E noi abbiamo lavorato insieme a Camozzo con Tina Henning, Henning purtroppo l'abbiamo perso a dicembre scorso, e un articolo che è in corso di stampa negli annals dell'IEEE, dell'History of Computing. Perché? Perché è la storia dell'informatica a livello mondiale che dice in Italia abbiamo avuto due calcolatori costruiti all'inizio dell'informatica, uno all'Università di Pisa, uno all'Università di Padova e stranamente, virgolette, all'Istituto di Statistica. Perché? Perché c'era UGE. Quindi da qui emerge UGE e in questo studio che abbiamo condotto abbiamo fatto emergere anche altre informazioni su UGE, qui sarò molto più veloce, però desideravo sottolineare che UGE non è una persona, visto che ha inventato questa iniziativa, l'ha realizzata, ha trovato i finanziamenti esterni, che si chiude in se stesso e dice questo è il calcolatore che deve avere l'Università di Padova. Anzi, si rende conto che un calcolatore piccolo, hanno avuto un investimento relativamente 10-12 milioni alla fine, che per allora non erano pochi, per costruire un calcolatore erano pochi, insomma, no? Quindi ha delle dimensioni e infatti funzionerà molto semplicemente per alcune cose di tipo didattico più che altro. E
si rende conto che è importante portare avanti anche altre iniziative all'Università di Padova. E non a caso qui derivano dagli atti del rettorato, viene istituita all'inizio del 59 una commissione dal rettore Ferro che è composta dai professori Rostagni, Grioli, Francini e Uge. E è molto interessante questo gruppo di persone che vengono per primi coinvolti nell'idea di realizzare un centro di calcolo che servisse a tutte le facoltà scientifiche e in generale a tutte le facoltà dell'Ateneo. Perché Rostagni è professore di fisica sperimentale e direttore dell'Istituto di Fisica e quindi è una persona estremamente significativa per la facoltà di scienze, quindi porta avanti anche le esigenze di calcolo della facoltà di scienze e di innovazione. Giuseppe Grioli è professore di meccanica razionale del seminario matematico, sempre facoltà di scienze, ma sono i fisici e i matematici assolutamente importanti. E rappresentano però anche i chimici che allora erano estremamente interessati, come adesso, al calcolo automatico. Francini, sappiamo, è professore di elettronica applicata. Probabilmente col fucile spianato l'avrà mandato Giovanni Someda. Giovanni Someda allora era il direttore dell'Istituto di Elettrotecnica, un altro grande innovatore che penso tutti loro abbiano conosciuto almeno come nome, è stato anche preside due volte della facoltà di ingegneria, è il padre del nostro compianto presidente Carlo Giacomo Someda, anche Giovanni Someda è stato presidente di questa accademia, avrà chiesto a Francini di portare avanti anche le esigenze della facoltà di ingegneria. E Albino Uge, professore di statistica, direttore dell'Istituto di Statistica e Facoltà di Scienze. Quindi, grazie a loro, parte l'iniziativa corale di Ateneo per avere il centro di calcolo di Ateneo. Nel 61-62 arriverà il calcolatore dell'Olivetti, della serie 6000. Bene. Benissimo. Posso due cose velocissime? Ma velocissimamente, allora, perché poi... Anche inizio, realizza il centro meccanografico, specialmente per gli studenti, nel seminterrato del Bo, e qui c'è una convenzione, riesce a farsi finanziare dall'Olivetti e verrà, sarà funzionante per 15 anni, poi partecipa alla nascita dell'Associazione Italiana per il Calcolo Automatico, come dicevo a loro, nel 61, ed è il vicepresidente del primo consiglio direttivo dell'Associazione Italiana di Calcolo Automatico, poi Associazione dell'Informatica. Quindi Uge è uno statistico illuminato, grazie. È stato uno studioso grazie affetto molte. Per il futuro. Grazie a loro. Grazie. Così abbiamo anche appreso di essere stati all'avanguardia nella costruzione degli apparecchi, come dire, di calcolo. Assolutamente, sì. Ecco. Allora, c'è qualcuno che ha una domanda, ma deve essere proprio secca, secca. Sì, ma mi raccomando, una domande esatto. Secche, non disquisizioni. Grazie. Molto brevemente, della storia dell'Istituto di Statistica. Avete avuto qualche aiuto dal dottor Enzo Migliorini di Rovigo, che si è laureato in statistica, uno dei primissimi. Volevo sapere se avete avuto qualche vantaggio nella ricostruzione della storia dell'Istituto di Statistica, e quindi Uge, dal dottor Migliorini, che si è laureato in statistica, era molto appassionato, uno dei primissimi, anni 60, è di Rovigo. Personalmente non l'ho conosciuto, non ho avuto... Mi potrebbe essere utile se mi metti in contatto con lui, ero amico, poi abbiamo preso strade diverse. Ma perché no? Grazie. Prego. Ma magari il professor Pesarin l'ha conosciuto. Conosciuto un dottor Migliorini, che era grosso modo della mia generazione, che abitava a Rovigo. Ne ho conosciuto un altro, dottor Migliorini, che si è laureato in statistica a Padova e poi ha fatto la sua carriera a Seattle. Negli Stati Uniti.
ma non ho avuto ulteriori contatti, se non occasionali. Credo che sia difficile contattarlo, ma magari chi lo sa, a Seattle ci risponde. Potrebbe bene, essere. Bene, grazie dell'indicazione. Sì, vorrei un attimo integrare quanto hai detto a proposito della lentezza e della scarsa attenzione, in particolare della facoltà. Non so che succeda. C'è il microfono. La scarsa... Se lo tiene più alto, adesso la... Così va meglio? Ecco, va bene. Allora, dicevo che riporto la mia esperienza personale che conferma quanto hai detto sulla scarsa attenzione che almeno inizialmente la facoltà di ingegneria ha prestato per lo studio dei calcolatori, in particolare per i problemi del software. Perché quando si aprirono per la possibilità di predisporre piani di studio liberi, vale a dire dopo 69, e assieme ad alcuni colleghi decidemmo di trovare dei corsi in Ateneo nei quali fosse possibile seguire elementi di programmazione. Ricordo che Gianni De Poli era uno di questi, e assieme cercammo all'interno della facoltà di ingegneria dei corsi idonei, senza trovarli, non ce n'erano, e quindi dovemmo seguire un corso presso la facoltà di scienze che era tenuto dal professor Grubicic, appunto su queste tematiche, e pochi appena laureato ad un concorso di corso di studio in cui in commissione Giovanni Someda e Luciano Merigliano, commentando il mio curriculum e guardando gli esami sostenuti, ma in effetti di studio e sembra effettivamente che queste cose possono servire anche per l'ingegneria. Voglio dire che non c'era stata attenzione nel capire quale sarebbe stato lo sviluppo del software, dei calcolatori in futuro. Scusatemi. Allora, adesso tocca ad Alessandro Martini, che parlerà del suo maestro Michele Azzan. Prego. Allora, buon pomeriggio a tutti, se mi ammette le diapositive. Io ho il mio solito difetto che parlo in piedi, non sono capace di star seduto. Ovviamente non seguirò il testo poi sarà le stampe, e farò vedere molte diapositive e le commenterò. Dire che sono emozionato è dir poco, mi fa piacere che ci sia una grande rappresentanza, non solo Antonio della famiglia Aslan, c'è anche la Carla, la moglie di Edoardo, del Petrarca, e parleremo abbastanza del Petrarca, ma alla fine, e l'attuale direttore della clinica Torino, il professor Nicolai, è uno degli ultimi allievi viventi del professor Aslan, il professor Mario Rossi. Lo metto pure, grazie. E quando ho cominciato a ragionare su questo, ho detto, ma chi era il professor Aslan? Si poteva descrivere con una parola.
poliedrico, eclettico. Ho deciso di seguire alcune tappe che poi si integrano tra di loro. Il filologico è il mio, non so se lo sarà comprensibile a tutti. Basta schicciare qua sotto. Sì, ma tanto meno le vado. Perfetto. E se noi guardiamo alcune delle fotografie, delle tante, e ringrazio la Paola, ringrazio l'Antonia, ringrazio la Carla che me le hanno fornite, molte le avevo anch'io, molte le avevo anche di casa, vediamo un professor Aslan, classico, persona molto seria, che parla ai convegni. E vediamo anche con il nonno, Carlà militare, Aslan che scia, Aslan che fa vestito in maschera, un aspetto poco noto del professor Aslan. Professor Aslan che parla con la Vittoria, con signora Vittoria, con la consorte. Professor Aslan su un asinello durante un congresso nel sud dell'Italia. E questo è ancora più bello, è professor Aslan nel Collegium Otorino Laringologico Amicizia Sacrum, l'associazione più prestigiosa dell'Otorino Laringologia Mondiale, a Roma, sicuramente in un atteggiamento molto scorzioso. Come definirlo in tutti questi nomi? Ho preferito questa bellissima descrizione che c'è del professor Bocca nel necrologio che appare sulla rivista ufficiale della nostra società di otorinolaringologia e dice: è scomparso un maestro, così egli merita di essere chiamato per le sue istintive inclinazioni al magistero, per il suo carisma personale, per la sua umiltà, per la sua onestà verso se stesso e verso il prossimo, per la costanza del suo impegno scientifico, per la sua capacità di credere e per l'arte di convincere. E in uno di quegli articoli che compaiono Angelo Ferro così lo chiama. Probabilmente il termine maestro è quello che meglio descrive il professor Michele Aslan. Maestro, come si legge nel vocabolario, è colui che contribuisce all'altrui preparazione e formazione. Ma cominciamo con l'Accademia. È stato presidente di questa Accademia per un quadriennio. In questo quadriennio, nell'articolo, poi sono riportati tutti i dati, ma vedete, era socio corrispondente dal 1960, socio effettivo dal una decina d'anni dopo, viene, mi pare, nel 78, e quindi come presidente fa le relazioni usuali che fanno tutti i presidenti. Molto carina, e mi leggo questo brano, la prima relazione che fa, che dimostra una Aslan che ama molto poi Padova, ama molto la sua città, come vedremo alla fine. E dice: la staticità dell'Accademia, che costituisce il più molesto impaccio a chi sente, come noi e voi, l'impossibilità di un progresso culturale maggiore e di un più vivo contatto con le forze intellettuali dell'università e con le esigenze culturali e artistiche della nostra città. Il nostro consiglio avrebbe in animo di promuovere un maggior numero di sedute pubbliche, attesa la proliferazione di nuove discipline. Lui stesso, l'otorinolaringologia, in quegli anni era una disciplina relativamente nuova. E poi dice: vorremmo consentire ad un maggior numero di studiosi dell'università, intendiamo docenti e assistenti, cioè la sua attenzione per i giovani, di poter esporre qui i risultati dei loro studi e delle loro ricerche originali. Un altro aspetto del tentativo di inserirsi nella vita artistica di Padova, di cui il Consiglio sta approfondendo la possibilità, è quello di organizzare in questa splendida sede uno o due mostre d'arte pittorica o esposizione di codici e manoscritti antichi. Le relazioni che è molto presente durante l'Accademia, non come Ardigò, è sempre presente, non solo quando è presidente, in cui non manca praticamente mai, sono andato a controllare negli annuali, ma anche sia dal punto di vista
di come socio presenta gli altri soci quando devono entrare in accademia e fa tutta una serie di relazioni oltre a quelle che sono le relazioni dovute come presidente. È abbastanza simpatica la relazione finale che non legge lui, quella dell'ultimo anno, ma la legge il professor Lazzarini, che è il nuovo presidente, e che dice: mi si permetta qui, a nome dei colleghi della presidenza e credo di tutti i soci, di porgere il nostro ringraziamento al professor Aslan per l'opera quadriennale prestata. Io personalmente sono grato a lui, in cui al prestigio scientifico si accompagna il calore dell'animo, per la sollecitudine con cui è seguito la mia elezione. E ci sono anche dell'archivio dell'Accademia molte lettere, tutte le giustificazioni che invia e anche cose molto simpatiche. Per esempio questa cartolina che invia nel 63 da Uppsala, quando è stato nominato, ha ricevuto la laurea honoris causa in medicina dall'Università di Uppsala, una delle università più prestigiose al mondo. E questa è la cartolina in cui scrive appunto a Valeri, l'attuale, che era il presidente Diego Valeri dell'Accademia in quel momento, la sua gioia che vuole estendere a tutti i soci. Il docente. Ecco, una cosa a cui teneva tantissimo erano le lezioni. Io ho frequentato con lui il quarto anno di medicina all'otorinolaringologia e non mancava mai. Veniva sempre con Giorgio, il bidello, e con un paio di assistenti. Normalmente c'era il dottor Narne, c'era qualcun altro, e portava sempre, quando poteva, un paziente. Nessuno di noi dimentica un paziente che aveva avuto una laringectomia, che aveva una voce esofagea, un paziente che aveva una vertigine acuta. Certamente oggi non si possono portare i pazienti a lezione, però quello è stato particolarmente interessante. È molto bella questa frase di Premuda, che l'ha conosciuto nel 1950, che dice: era l'inverno, assai rigido e per altri versi già soffuso di incertezza e d'angoscia, del 1940, in un'aula dell'ospedale Giustinianeo, il professore di clinica otorino-laringoiatrica, allora 36enne e giovane rispetto a Pario, Selladore, Cagnetto, tiene lezione con il corredo di casi clinici. L'argomento di base è l'edema acuto della laringe. L'ambiente, pur severo e di livello solidamente accademico, è assai diverso da quello conosciuto nel triennio precedente. La vivacità dell'esposizione intercalata di rado da qualche locuzione squisitamente veneta e l'intensità oggettiva del ragionamento pongono il discente di fronte all'importanza di una importante osservazione clinica. Di edema della laringe, soprattutto in quegli anni, si moriva, non c'era il cortisone, che viene scoperto qualche anno dopo. Alla drammaticità dell'evento morboso e al significato rilevante di un pronto intervento terapeutico. Avvertì in quel momento, in quell'aula, non certo elegante, non modernamente attrezzata, ma tuttavia sprizzante lumi di verità, di essere finalmente uno studente di medicina. Loris Premuda poi diventa amico del professor Aslan, viene presentato da Roncato, che era stato presidente dell'Accademia e che in quel momento era il direttore della Biblioteca Pinali Antica. E tra i due nasce un sodalizio, per cui molti poi degli assistenti della clinica otorino-laringoiatrica venivano inviati da Loris Premuda per approfondire soprattutto tutta la parte della medicina cinquecentesca. E veniamo anche a questa fotografia. È una fotografia del 1956, in cui si vedono un gruppo di studenti che vanno all'ultima lezione del corso di otorinolaringologia, dove vanno nella fondazione Pia Elena Vendramin Calergi Valmarana, in pratica era l'istituto per la rieducazione delle fanciulle sorde con il metodo oralista. E in questo modo tutti gli studenti di Padova sapevano cos'era la sordità. È molto simpatica questo ricordo di Ermanno Ancona, perché ci dice questo aspetto anche goliardico del professor Aslan. Scrive Ancona: erano spariti gli organismi rappresentativi, democratici, eccetera. Incontro al bar, al del Policlinico, il professor Michele Aslan, che aveva appena terminato la sua lezione e stava gustando il suo caffè, con un ineffabile sorriso che aleggiava sotto il baffo. «Buongiorno, professore, come sta?» «Ben bene, ho appena finito la lezione». Era evidente che aveva qualcosa da raccontare, io lo stimolai. «E come va con la contestazione?» «E mi ha interrotto per dirmi
Lei, professore, ci parla di malattie dell'orecchio, ma lo sa quanti sono gli operai metallurgici che perdono l'udito per causa professionale? E lo sa qual è il tasso di malattie delle vie respiratorie provocate dai fumi di Marghera? Non lo sa. Queste sono le cose che deve insegnarci. Allora ho risposto, forse non lo so, ma voi altri, sapete qual è il tasso di sordità nelle popolazioni africane per infezioni batteriche dell'orecchio nei bambini? Non lo sapete, ve lo dico io, il 12,5%. E voi sapete quanti abitanti delle città italiane soffrono di rinite ed asma provocati dal gas di scarico? Non lo sapete, ve lo dico io, il 18%. Si è reinventato tutto. I goccia va, me son inventato tutto. Questo era un aspetto che ricorda Ermanno Ancona del professor Aslan. Questi sono i primi libri che aveva pubblicato ancora negli anni 30, quando faceva la parte di semeiotica otorinolaringoiatrica. Sono libri particolarmente belli, in cui la semeiotica che lui fa del labirinto, dell'esame del labirinto dell'audiometria, è estremamente interessante. È bellissimo, per esempio, la differenza tra il volume del 35 e quello del 39, in cui quello del 39 compare l'audiometro, che prima non c'era, si faceva l'audiometria solo con la voce. E poi la famosa guida otorinolaringoiatrica della CEDAM, che è stata usata fino agli anni 90. E ha fondato la Pinali moderna. L'ha voluta quando c'è stato il policlinico, quando c'è stato il policlinico, che ci fosse la sezione moderna, ed è stato presidente, direttore per molti anni, poi seguito da Luigi Checobianchi, Romano Tenconi, Ambrogio Fassina e alla fine da Leonardo Salviati. Il direttore veniva normalmente chiamato El Parón. Ed è interessante questa descrizione che fa sempre Ettore Bocca. Ettore Bocca era l'altro grande clinico, il direttore di Milano, che dice: da vero maestro egli ha creato e cresciuto una scuola rappresentata dai suoi numerosissimi allievi che assicurano la continuità della tradizione. Come si addice ai maestri dell'antica tradizione, è stato anche un benigno monarca. Noi solevamo definirlo amabilmente il re delle Tre Venezie per quanto si attiene all'otorinolaringoiatria. La sua carriera, poi la vedremo dopo, comincia nel 35, nel 38 è già direttore incaricato, i letti dall'ospedale Giustinianeo si trasferiscono col nuovo policlinico al 7º-8º piano del policlinico, e arrivano, quando sono entrato io, erano 80 letti più i bis. Quindi c'era da lavorare, anche perché quando sono entrato in clinica ero l'unico assistente volontario della clinica. Quindi c'era veramente molto da lavorare. E un altro aspetto importante è questa capacità di vedere oltre. Per esempio fonda con il professor Tagliavini il laboratorio di fonetica, che diventa estremamente importante. La foniatria moderna nasce lì, e questi sono il piano del laboratorio di fonetica all'interno dell'ospedale, questi sono gli atti, e questa era la rieducazione che veniva fatta invece a 90. Questo è il laboratorio di fisiopatologia vestibolare. Questo è il professor Aslan che legge un elettroencefalogramma, questa è la famosa, una delle prime serie rotatorie, questo è il professor Mejigian, e questi sono un giovane Molinari e altri colleghi. Nella vita, lui della parte accademica è divisa, nella vita accademica in cui si fida in particolare di Roncato, di cui dirà un nemico, Egidio Meneghetti e Belloni sono gli altri persone di cui dal punto di vista accademico si fida molto. All'interno della facoltà in particolare, poi sempre Belloni, Osellatore, che poi va a Milano, Enoch Peserico, il radiologo Rino Lenarduzzi, e poi c'è una cosa molto buffa su Zaniboni, che era il chirurgo generale, però quando si rompe una gamba sciando sul ghiaccio si fa operare dal chirurgo generale e non dall'ortopedico. Fonda poi la casa di cura di via Trieste, e questi sono, come dice Bocca, i suoi sudditi, cioè i suoi allievi che gli governava con mano ferma e benevola, furono destinati alle province del reame. Tant'è che oggi è eccezione trovare in Veneto, nel Triveneto, qualche reparto che non fosse guidato. Io sono andato a contarli, erano più di 30 i primari delle Tre Venezie, e tutti gli altri sono stati messi in cattedra nella Udine, a Ferlito, prima Trieste, Verona, eccetera.
Questo è una delle cose che hanno sottolineato tutti, il rispetto delle regole. In clinica si andava avanti, ovviamente chi lavorava, ma per anzianità. Per avere la cosiddetta libera docenza bisogna aver fatto almeno 6 anni, fatto un certo numero di pubblicazioni, pubblicato una monografia. E anche i posti, normalmente quelli di primariato, venivano dati regolarmente con l'anzianità. Toccava sempre a quello che era più anziano. Questa bellissima immagine era nello studio di mio padre ed è la squadra di calcio della clinica otorrinolaringoiatrica in un incontro del 1946 con la squadra della clinica chirurgica. E qui ci sono molti dei rappresentanti. Parliamo dell'uomo di scienza. Io ho voluto mettere per prima cosa la laurea honoris causa a Uppsala. Era l'altro, e poi quella di Strasburgo. L'altra cosa che lo faceva più rendere orgoglioso era quella di essere nel comitato tecnico come a pieno titolo dell'aerospaziale del Consiglio europeo. E infatti la mia tesi di laurea fu sul problema dei voli spaziali dal punto di vista del labirinto. È un innovatore. È a Londra nel 49 quando si comincia a parlare dell'audiologia. L'audiologia nasce subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel 49 c'è una riunione di 39 a livello internazionale, compresi gli americani, di questi 5 sono italiani e uno di questi Aslan. Tanto che il 4° congresso della Società Internazionale di Audiologia si svolge a Padova nel 1958. Organizza a Padova il Collegium Otorrinolaringologico nel 1960 e poi il Congresso Mondiale di Otorrinolaringoiatria nel 1973, poco prima di andare in quiescenza. Voglio solo ricordare che l'AIFOS, che è la società internazionale, rappresenta 60.000 membri di 134 società di 118 paesi, quindi non erano congressi di poca rilevanza. Questo è il volume degli atti del Congresso internazionale e questa fotografia è estremamente preziosa. Siamo nel 1964 a Los Angeles, William House è il primo al mondo che fa l'impianto cocleare. E Aslan aveva già intravedeva nel 1964 queste possibilità che poi sono state sviluppate anche a Padova. E questi sono alcuni dei suoi. Queste sono le fotografie al Congresso Mondiale di Venezia. E questa è un'altra fotografia molto bella di un giovane Edoardo Aslan Barbuto di Narne Surenda con la Paola e Bagatella e altri colleghi. Per capire quanto fosse importante la capacità a livello internazionale di Aslan, riesce nel 1962 a far dare a Padova, durante un convegno che lui organizza sulla malattia di Meniere, la laurea honoris causa a Georg von Bechesi, che aveva avuto il Nobel per la medicina l'anno prima. È una cosa straordinaria per quei tempi, riuscire a portare un Nobel a Padova per ricevere una laurea honoris causa esattamente l'anno dopo. E questo è Bucciante, che era in quel momento il preside di medicina, che dà la laurea a uomo di lettere. Forse si era iscritto a medicina solo perché il fratello maggiore non aveva voluto fare medicina. Era un uomo sicuramente un appassionato lettore, da sempre. Le sue amicizie, per esempio questo è un disegno di Leo Longanesi del 1928 dedicato ad Aslan. La cosa carina era che questo, l'abbiamo trovato a casa dell'Antonia, era sulla parte di una cartina di sigaretta. Questa è la cartina di sigaretta e dall'altra parte era disegnato questo. E qui vedete tutti gli amici che aveva, Comisso, il poeta Biagio Marin, Silvio D'Amico, giornalista e critico teatrale, Amleto Sartori, poi i medici scrittori, Bonaventura Tecchi e soprattutto Mario Tubino. Erano tutte persone, alcune di queste, che erano diventati suoi amici dopo essere stati suoi pazienti. E molto spesso venivano invitati a casa. Era un lettore voracissimo. Era noto che alla libreria Draghi c'era un conto aperto a nome Aslan e non era solo lui che andava a ritirare i libri. Grande lettore di Pannunzio, del mondo di Pannunzio.
È stato fra i fondatori del Lions Host di Padova, di cui è stato poi presidente. Partecipava ai concerti del Centro d'Arte degli Studenti, che finanziava generosamente perché il Centro d'Arte era sempre carente di soldi. È stato presidente del Teatro dell'Università. Oltre che essere membro dell'Accademia Patavina, è stato anche socio, prima corrispondente e poi effettivo, 62-79, dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. E poi aveva incoraggiato questa sua passione per tutte le arti, compresa la musica, l'Ottetto Polifonico Patavino, di cui segretario era appunto Mario Rossi, qui presente. Questa sua passione per la letteratura, ho ancora credo una decina di minuti e spero di poter dire tutto, ma volevo leggervi questo brano di... che lui scrive su Proust, quando, nell'articolo che è Proust e la sua allergia. Scrive: soprattutto a noi medici colpisce la coincidenza fra l'evoluzione della malattia e la capacità creativa dello scrittore. Ci sembra che la prima abbia costituito uno stimolo, via via più impellente, a comporre le opere. Secondo Aslan, Proust è il poeta del tempo, cioè delle vicende umane, quali rivivono nella nostra immaginazione, compaiono e riappaiono nel continuo flusso della nostra vita interiore. Fa immediatamente sorgere in noi il desiderio di abbandonarsi al lento fiume dei ricordi, di immergersi nel tempo perduto, di divenire, cioè senza tempo. Credo che anche dei colleghi delle materie letterarie possano apprezzare questo modo di scrivere estremamente elegante, estremamente profondo. Non so cosa ho combinato. Riesce a sistemarmelo, per favore? Nel frattempo procedo e vi leggo quello che scrive su Galileo Galilei. Lui scrive un paio di articoli molto belli sull'amicizia tra Galilei e Fabrizio da Capendente. Dice: quando Galilei arriva a Padova ha 28 anni e Fabrizio è ne 60enne. Ma tale amicizia dovesse essere preceduta da parte di Galileo da un sentimento di deferenza e di ossequio verso il ben più anziano collega. Ossequio e deferenza che noi sappiamo costituivano l'atteggiamento obbligatorio in quei tempi. Si inserisce poi nei rapporti tra Galileo e Fabrizio, improntati da prima da parte del Pisano a sentimenti di ossequio e di riverenza, e solo successivamente una stretta amicizia, la malattia di cui fu colpito il Galileo nel suo soggiorno padovano. E qui Aslan descrive quello, e lo descrive molto bene questo rapporto, ma è interessante la parte finale, quando dice: ci dobbiamo quindi chiedere, l'amicizia fra i due fu soltanto quella del cliente grato al suo medico, oppure i due si scambiavano anche informazioni sulle scoperte che entrambi facevano? Siamo all'inizio del 1600, l'uno su quegli organi del corpo, gli organi di senso, che sono veri e propri strumenti di fisica, e l'altro sulle leggi matematiche, sulla meccanica dei movimenti, sulle proprietà dei fluidi, dei solidi. La coincidenza tra l'opus galileiano e quello fabriziano è troppo stretta perché non si debbano ammettere reciproche influenze di pensiero. Si deve tenere presente che gli organi di senso vengono descritti dagli anatomici padovani per la prima volta e con l'interpretazione delle loro funzioni, e questa è una novità della scuola padovana, proprio nel periodo in cui Galilei insegnava a Padova. Che Fabrizio scrive le sue opere sugli organi di senso successivamente ai contatti che ebbe col Galilei, che Harvey, quello della circolazione, famoso anatomico inglese, fu allievo di Fabrizio di Galilei, e Premuda infatti afferma che Harvey visse intensamente nell'ambiente galileiano. La famiglia. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato queste magnifiche fotografie. Questa fotografia, noi vediamo i due fratelli, Yervant e Cayel, Zareh, che era il fratellastro del nonno Yervant, e in questa fila sedute le signore sono la moglie di Yervant, quindi la mamma di Michele e di Edvard o Edoardo, la zia Enrichetta Henriette, che è una delle due che era arrivata in Italia, e Alice, che è la moglie di Zareh. Il padre nasce, lo sapete tutti avete letto più o meno la masseria delle allodole, quindi tutti questi nomi sono noti nel nostro fantasticare.
Carpet, oggi Harput o Carput, fa parte. Poi alcuni anni dopo, Aslan, che parliamo di Yerbant, ha avuto successo, siamo nel 1915, vuole andare in Anatolia per salutare la famiglia, far vedere anche la ricchezza e il prestigio che aveva raggiunto, ma quello è l'anno particolare del genocidio, il punto cruciale, e lì buona parte della famiglia viene uccisa. Non mi soffermo su questi particolari, anche perché quasi tutti li avete letti, e credo sia merito di Antonia aver portato a conoscenza questo. Vediamo qualche altra figura della famiglia. Questo è Michele, professor Aslan, con il papà, i due fratelli, la quarta ginnasio di Aslan, che è questo. Frequenta il liceo a Padova, si iscrive a Padova, a medicina, si laurea nel 27 e comincia a girare subito il mondo. Come vedete, intanto aveva dei grandissimi maestri come Cagnetto, Duceschi e poi soprattutto Aristide Stefani, che è un fisiologo, grande studioso e appassionato di fisiologia del labirinto, che instilla nel professor Aslan questa passione. Ma poi si reca, siamo alla fine degli anni 20, a Strasburgo, Francoforte, Berlino, e qui abbiamo una serie di fotografie di quegli anni, Aslan militare, Aslan con Beppi Cantele, Aslan e Cantele in bicicletta e di nuovo travestito. Diventa professore di otorinolaringologia nel 35 e sposa Vittoria Marchiori, che è di famiglia, pur di famiglia veneta, vive a Roma, donna brillante, parla benissimo inglese e francese perché aveva studiato in un collegio in Inghilterra, a Hampstead, cavallerizza olimpionica, grande amante dello sci. E qua ho messo alcune delle fotografie di famiglia sulla vittoria sugli sci, alla Coppa Bertino Bragagnolo, con comuni amici, con Edoardo Piccolo e con Carlo Piccolo, col professor Belloni. E poi questa piccola chicca, amava scrivere questi cartellini di piccole memorie, e scriveva: per guarire la sinusite l'aspirina basterà, ma per vincere la pigrite cosa mai ci vorrà? E a casa c'erano un po' di tutti questi dati che si trovavano. Questi sono i bambini Aslan da piccolo, Antonia e Paola, Gianni, sulla nuova terrazza quando sono ritornati in via Altinate, dopo la casa rifatta dopo il bombardamento, l'Antonia e la Paola, Edoardo e Carlo. E torneremo poi su questa fotografia di Carlo che serve la mensa. A livello internazionale, come vedete, già negli anni 30, Hamburg, Berlino, con la famiglia Lopez in Sud America nel 54, Palm Beach, al congresso mondiale di Washington. E poi, qui le diapositive, prima i colori erano a caso, qui sono rigorosamente in nero, per omaggio ai Petrarchi. E ho quasi finito. Questo è Aslan allo stadio, credo che non abbia perso una partita del Petrarca Rugby. Già il Yerbant era stato presidente della società del Petrarca prima della Seconda Guerra Mondiale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale diventa presidente, anzi il presidentissimo, perché è presidente di tutti gli sport, il professor Michele Aslan. È lui che nel 70 convince Memo Geremia, meglio noto come Memo, a prendere in mano la squadra, che non aveva mai vinto uno scudetto, pur essendo in squadra A, e da quell'anno vince 5 scudetti di seguito. Questo è quando viene portata questa parte Messori in visita da Paolo VI, e Paolo VI si risvolge così, questa è l'altra fotografia ufficiale, e che dice: siamo assai lieti nella nostra intensa mattinata di questa serena parentesi che ci permette di intrattenerci qualche istante con voi, carissimi giovani atleti,
della ben affermata squadra rugby Petrarca del Collegio Universitario Antonianum di Padova. Salutiamo il venerato rettore, padre Carlo Messori Roncaglia, e il caro professor Michele Aslan, che agli alti impegni nella sua cattedra di otorinolaringologia in quell'ateneo unisce le cure del presidente generale dell'Unione Sportiva di Collegio. In realtà io, la Paola mi aveva dato delle altre fotografie, e tra queste fotografie c'è un incontro di Michele Aslan con Montini quando era monsignore. Quindi c'era già una conoscenza, forse era stato suo paziente, questo non siamo riusciti ad averlo. Nel Petrarca dobbiamo anche ricordare Fratel Fiocchi e poi Padre Preto, che è stato anche lui uno dei grandissimi appassionati della parte sportiva, forse più del basket che del Petrarca, del rugby, ma insomma di tutti e due. Questo disegno l'ho voluto mettere alla fine, siamo alla penultima diapositiva, perché nel 1951, questo vi fa capire i rapporti che c'erano con la squadra, e la squadra a Natale andava a cantare la Cerastella, questo me l'ha detto Giampaolo Sturaro. Il giro veniva fatto da tutti i dirigenti, veniva fatto per prendere soldi. E dopo, con questi soldi, veniva organizzata una cena. E la Cerastella, il giro partiva sempre da casa Aslan, che era il più generoso di tutti. Nel 1951, nel 1951, la squadra parte per Parigi per una partita di rugby. E questo è il professor Aslan e la signora Vittoria, episodio vero, che vanno in stazione a portare i panettoni. Ed è molto carino. Forse qualcuno riesce a leggere questo, ma non, preferisco non tradurlo per chi non lo sa leggere. Chiunque veneto lo sa leggere. Professor Aslan muore nel novembre del 1988. Alzabara, tutta una serie di articoli. È bello quello che scrive Lugaresi. Giovanni Lugaresi è stato a lungo giornalista padovano, conosceva benissimo il Veneto, in particolare Padova, e scrive: figura rilevante nella città di Padova, è stato un lutto cittadino vero e proprio, perché pochi personaggi come lui hanno lasciato un segno della loro presenza. Dietro un aspetto di severità accadeva che il viso gli si allargasse un'espressione di largo, dolce, iremo, quasi candido, sorriso. E questa è una bellissima fotografia, qui tengo molto, perché il professor Antonelli è stato un amico del professor Aslan, di Edoardo Aslan, un amico di tutta la scuola veneta, e il professor Pietro Nicolai è stato che ha sostituito il professor Aslan, dopo tutta un'altra serie, di cui il penultimo sono stato io, nella direzione della clinica, è un allievo del professor Aslan, del professor Antonelli, e qui è Antonelli che ricorda Aslan in un bellissimo discorso, un congresso organizzato vicino a Brescia. Vi ringrazio. Ringraziamo Martini di questa bella rievocazione di un grande medico umanista, è stato appunto Michele Aslan. Noi non lo conoscevamo di fama, ma non sapevamo di queste sue relazioni, per esempio, con tutto il mondo culturale del tempo, queste sue relazioni con gli scrittori dell'epoca. Ecco, questo ci fa anche piacere, perché ci spiega appunto le caratteristiche di un medico non solo chiuso nella sua specialità, ma anche aperto ad altre dimensioni. E poi che fosse anche, come dire, in certo qual modo uno scrittore, queste notizie, insomma, queste sue osservazioni su Galilei e l'acqua pendente sono assai interessanti, da quello che ho potuto... Sono pubblicate negli atti dell'Accademia, quarto centenario della nascita. Andrò a vederli, sì, grazie. E, insomma, sono molto interessanti da quanto ho capito, perché, come sapete, forse l'acqua pendente poi alla fine è stato anche medico personale
di Galileo, insomma. Anche quando Galileo andò a Firenze, continuò ad essere il medico di Galileo, sì, Galilei. Aveva una figura. E Galileo Galilei lo difese a Padova, difesa qua pendente, dalle critiche dei colleghi benigne nei confronti di... No, c'era una reciproca stima e fiducia, insomma, Galilei si fidava della medicina dell'acqua pendente. Questo, assolutamente. Questo è un dato interessante ed è anche, come dire, probabile che abbia influenzato lo scienziato nelle sue osservazioni circa appunto la teoria dei sensi e queste cose. Sì, sia secondo Aslam che secondo Loris Premuda, che ricordiamo è un grande storico della medicina padovana. Veramente un grande, e questa influenza assolutamente c'è stata tra i due corpi di conoscenze. Bene. Allora, se ci fosse qualcuno che avesse qualche domanda, prego. Ha riguardato la mia persona, che il professor Martini conosce molto bene. Il professor Aslan fu il primo in Italia a istituire un servizio di foniatria denominato Laboratorio di Fonetica dell'Università di Padova, come ha accennato il professor Martini, a carattere interdisciplinare, unendo le risorse culturali dell'otorino, la lingoiatria, alla facoltà di lettere nella persona del glottologo professor Tagliavini, il che risulta ovviamente dagli atti di questo laboratorio di fonetica. Questa è la prima cosa, il professor Martini ha già accennato. La seconda riguarda la mia persona. Conoscendo le mie propensioni alla voce artistica, mi indusse a unire le diciamo aspirazioni di questo tipo a quelle tecniche, quando mi inviò all'Istituto Elettrotecnico Galileo Ferraris di Torino negli anni 60 per elaborare la mia tesi di laurea sulla voce artistica, in particolare sul vibrato della voce cantata. Ecco, questo fatto lo dico perché condizionò positivamente la mia vita professionale. Grazie. Se ci fosse qualche familiare che vuole dire una parola. Io vorrei solo ringraziare l'Accademia e te per questa bellissima ritratto, direi. Sì, per averci dato questa quanto lo devo tenere? Dove lo devo tenere? Vicino? Sputare? Parlo forte io. Parla lì. No, ma non la sento, no, quelli che ascoltano la registrazione. Se può parlare. Dove? Ah, va bene. Ampia, documentata e direi completa, più che altro racconto, è un racconto di vari aspetti che tante volte noi stessi non conoscevamo. Noi eravamo 5 fratelli, siamo rimasti in 2 e purtroppo 3 se ne sono andati, ma penso che tutti ti sarebbero stati veramente grati di questa ampia e affettuosa e precisa esposizione, ma racconto, preferisco dire racconto, ecco. E volevo dire una sola altra cosa, e cioè lui teneva molto effettivamente alla sua amicizia con gli scrittori e direi qualche volta addirittura citandoli, come quando citava Comisso,
che aveva detto ogni volta che passava per via Trieste, veniva fuori la stessa frase, Comiso ha detto che è la strada più brutta di Padova. Poveri abitanti di via Trieste, mi perdonino, ma effettivamente non è la strada più bella di Padova. Ecco, questo possiamo anche dirlo. C'è un altro episodio che riguarda Comiso che non hai raccontato, e forse la sede non era adatta, ma che è anche divertente, e che in un libro che scriverai spero che ci sarà. Grazie. È brevissimo, è una cena della clinica dopo che il professore era andato via, io ero seduto vicino a lui, lui era molto amico di Comiso, come abbiamo visto, e Comiso era dichiaratamente omosessuale. E allora il professor Aslan, che dovete immaginarlo, era piccoletto, rotondo, dice che Comiso l'aveva invitato. E quando il professor Aslan cominciò a raccontare questo episodio di essere questo tentato da Comiso, conoscendo tutti poi la rigidità su questo punto del professor Aslan, ovviamente scoppiò una grandissima risata. Ma lui a tavola era così, un gran raccontatore, come l'abbiamo visto in qualche maniera, raccontatore di barzellette, di episodi, estremamente simpatico, estremamente acuto. Con questa aneddotica comissiana possiamo passare all'ultima relazione, che è quella tenuta da Francesco Bertola, che parlerà invece di uno scienziato, di un astronomo, Leonida Rosino. Prego. Se vuole andare avanti con questa faccetta qua. Oh, vabbè, facciamo con le frecce. Che diavolo, non vuoi andare avanti? No. Ma vediamo che dovrebbe andare anche con questa, vabbè. Allora con la rotellina qui. Questa rotellina girandola in qua. Ringraziare il Presidente dell'Accademia per aver Vorrei ringraziare il Presidente dell'Accademia per aver dato ampio spazio all'astronomia in questa serie di incontri contemporanei alle celebrazioni dell'ottavo secolo dell'Università di Padova. Parlerò oggi di Leonida Rosino, che fu il direttore dell'Osservatorio Astronomico e dell'Istituto di Astronomia dell'Università fino appunto a poco tempo fa. Ma prima di questo vorrei un po' dare un'idea dello sviluppo dell'astronomia padovana all'Università di Padova e anche
prima dell'università. Allora mi sono ovviamente l'astronomia è la scienza più antica, per cui ci si è sempre occupati dell'astronomia, delle prime fasi della presenza dell'uomo nella Terra. Però io ho voluto cercare una documentazione scritta e ecco qui, in questa prima immagine, abbiamo un'immagine tratta dall'opera di Pacifico da Verona, è dell'VIII secolo, dove si vede qui appunto l'uso degli astri, l'astronomia, in questo caso per determinare l'ora. Allora quello che fece questo Pacifico era quello di guardare attraverso un lungo tubo il cielo. Come vedete abbiamo il tubo è appoggiato sul suo stativo e guardando il cielo attraverso il tubo si vedevano le stelle che si muovevano a causa della rotazione terrestre e poi però avvicinandosi al polo a un certo momento non c'era più questa rotazione per cui si aveva appunto un riferimento. Adesso da questo punto poi si guardavano le altre stelle e si poteva dedurre l'ora. Ecco, era un sistema molto usato nei conventi, nelle istituzioni religiose, dove era prevista la preghiera notturna. Ecco, allora questo era un modo per determinare l'ora di notte. Sicché siamo nella zona Verona, appunto VIII secolo. Poi nel 1222 nasce l'Università di Padova e abbiamo subito grandi nomi di astronomi, astronomi e medici, perché a quell'epoca diciamo il medico usava fare le sue operazioni così ispirandosi alla posizione degli astri, per cui astronomia, astrologia, diciamo, per cui Pietro d'Abano, che venne qui subito dopo la fondazione dell'Università di Padova, a Pietro d'Abano seguono Jacopo e Giovanni Dondi, padre e figlio. Jacopo costruì il primo orologio pubblico, ora situato in Piazza dei Signori. Prima era in Piazza Duomo, poi l'ho trasportato. Giovanni invece realizzò l'astrario, uno strumento con cui era possibile seguire i moti degli astri con uno strumento posto su un tavolo. E un esempio moderno l'abbiamo in università, nella Basilica. Ben presto, grazie alla presenza di illustri docenti di astronomia quali Feuerbach e Miller, nel XV secolo la fama della scuola patavina si diffuse in tutta Europa e richiamò studenti e studiosi di tutti i paesi del continente. Uno di questi, sicuramente il più famoso, fu Niccolò Copernico, che, pur essendo studente di medicina, seguì corsi di astronomia. Interagì con studiosi padovani
della materia e fu certamente influenzato in modo decisivo nella sua attività scientifica successiva, e cioè appunto la costruzione del sistema copernicano. All'epoca di Copernico, quando Copernico era a Padova, c'era tutto un movimento chiamato omocentrismo padovano che esprimeva perplessità sul sistema tolemaico, per cui sentiva il bisogno di passare ad altro sistema più preciso. E con il secolo XIV, che venne rivoluzionata proprio a Padova, l'astronomia dal genio di Galileo Galilei, che con la sua figura e la sua introduzione del metodo scientifico impregnò a tal punto l'Università di Padova e il mondo delle scienze che ancora oggi il suo nome è l'identificativo di Padova e della sua università. Fu a Padova che Galileo Galilei costruì il primo cannocchiale, lo puntò primo nel mondo verso il cielo e dischiuse un universo che fino allora non era visibile a occhio nudo, iniziando una corsa allo sviluppo di tecnologie sempre più potenti per svelarne i misteri più profondi. Corsa che dura tutt'oggi. Bisogna pensare che la potenza di un telescopio è data dal diametro della lente d'ingresso. Quella di Galileo era di pochi centimetri e adesso si sta per essere inaugurato un telescopio di 36 metri. Un progresso enorme. Su questa scia di crescente fervore degli studi astronomici, la Repubblica Veneta nel XVIII secolo costruì per l'Università di Padova uno dei primi osservatori europei, 1767, situato sopra la torre del castello fortificato di Carreresi, e ne dette la direzione all'abate Toaldo, di cui abbiamo sentito parlare stamattina, in quanto professore di astronomia dell'università. Poi nel XIX secolo, abbiamo dominante la figura di Giovanni Santini, sempre stata ricordata in una delle due relazioni stamattina, fu per lunghi anni professore a Padova, fu anche rettore dell'università, che appunto produsse dei cataloghi che ancora oggi sono di riferimento per gli studi più moderni, sempre come dimostrato questa mattina. Adesso, all'inizio del Novecento, però, comincia a sentirsi la necessità di costruire telescopi sempre più grandi. I telescopi che erano usati nella specola, quella che adesso è la specola, erano, vediamo qui, sì. Ecco, questa è la specola di Padova, e ci sono tuttora, appunto erano piccoli strumenti, per cui soprattutto pensando a quello che succedeva in America, si cominciò a pensare a costruire, ad avere dei telescopi di diametro più grande. Furono varie le proposte. L'astronomo che più si impegnò
nell'impresa di avere un grande strumento di osservazione fu il professor Giovanni Silva, che ebbe un'idea geniale. Per lui, che non era un uomo da grandi strumenti, era un astronomo di posizione, studiava la posizione delle stelle e così via, per cui erano bisogni, per cui bastavano forse ancora gli strumenti della specola, ma ideò un telescopio con uno specchio da 1,22 m. Ecco. Approfittando del fervore negli anni 30 all'Università di Padova di tutto il rinnovamento con il rettore Anti, Silva riuscì a inserire anche un progetto di un nuovo osservatorio, un osservatorio che non da porre a Padova, perché ovviamente bisognava andare in un luogo con un'atmosfera più tersa, e così, venne scelto Asiago, il diametro dello specchio principale era di 1,22 m, appunto, che in pochi anni fu realizzato poi completamente in Italia, e con questo ecco, mi vengono in mente le accorate lettere che Silva scriveva ad Anti per ottenere questo strumento, e sono ben documentate in uno studio sulla storia dell'astronomia di questo periodo di Cecilia Ghetti. Una volta ottenuto lo strumento, però c'era bisogno di astronomi che osservassero con quello strumento, e in loco era difficile reperirli, ma subito si puntò su una persona. Questa persona era Leonida Rosino, di cui vi voglio parlare oggi. Allora, il telescopio di 1,22 m fu inaugurato nel 1942, per cui in tempo di guerra. E i primi anni non furono molto produttivi, ma appunto Rosino, che vinse la cattedra nel 1953, fu immediatamente chiamato a dirigere l'osservatorio di Asiago, e poi successivamente fu chiamato come professore di astronomia qualche anno dopo all'Università di Padova con l'annesso osservatorio di Asiago. Allora vi parlerò un po' sulla produzione scientifica di questo uomo, il quale ebbe, diciamo che la produzione scientifica è un qualcosa di suo personale, ma poi ebbe questo merito enorme di far funzionare, di mettere in funzione il grande telescopio in modo da renderlo competitivo con tutti i grandi osservatori che c'erano nel mondo. Ero molto fiero, per esempio, di una lettera di Zwicky, un astronomo famoso in America, che a un certo momento gli scrisse: Asiago batte il Palomar, per cui questo dà un'idea, il Palomar era già a 5 metri, ma Asiago si facevano delle ricerche che erano competitive.
Allora, le ricerche di Rosino sugli ammassi globulari hanno inizio nel 1941 con una serie di osservazioni fotografiche effettuate al telescopio Zeiss di 60 cm della stazione astronomica di Loiano, perché appunto Rosino, pur essendo veneto, nato a Treviso, iniziò la sua carriera all'osservatorio di Bologna, e Bologna aveva questo strumento medio, diciamo. Le prime pubblicazioni, 44-48, riportano gli studi sulla struttura di due ammassi galattici e la scoperta di un considerevole numero di stelle variabili, soprattutto di tipo regolare a breve periodo, di stelle Arenilie. Queste sono stelle che variano di splendore con regolarità, per cui ciascuna ha un suo periodo, e misurando questi periodi di oscillazione è possibile ricavare la distanza dell'ammasso. Se questo ammasso addirittura è in una galassia esterna, è possibile determinare la distanza delle galassie più vicine. I lavori successivi, basati sulle fotografie ottenute col telescopio di Asiago, questa volta, di 122 cm, e poi con il 182 di Cima-Eckert, portano ad un notevole ampliamento del campione allo studio originale di una classe di ammassi peculiari e ancora poco conosciuti, gli ammassi Palomar. Sono questi oggetti molto difficili da studiare perché molto deboli e fortemente arrossati dalle polveri interstellari. Per questo Rosino ha utilizzato tecniche da lui ideate con l'utilizzo di tubi intensificatori e lastre fotografiche opportunamente trattate, e rendendole sensibili all'infrarosso. Allora, due parole sullo sviluppo della strumentazione ad Asiago. Ecco, questa fotografia mostra le cupole in lontananza del telescopio di 1,22 m. Il grande telescopio. Io mi ricordo poi a quell'epoca, anni 50-60, era il telescopio più grande d'Europa, per cui avevamo anche tantissimi ospiti dai paesi vicini che desideravano appunto utilizzare questo grande strumento. E in primo piano invece è il telescopio Smith. Il telescopio Smith, che è diciamo un grande angolare, mentre il telescopio riflettore va in profondità, diciamo questo va a fotografare campi più larghi del cielo. E la cosa fu molto proficua, l'esempio era sempre il Palomar, dove al Palomar c'era telescopio di 5 metri, però era affiancato da un telescopio di tipo Smith di 1,20 m. Ecco, così Rosino creò anche una situazione analoga ad Asiago. Ecco il telescopio, è veramente un gioiello ancora adesso, viene utilizzato, in quanto che la cosa è abbastanza semplice. Siccome la parte principale è lo specchio che raccoglie la luce, poi tutti i miglioramenti vengono fatti negli strumenti che analizzano questa luce. Per cui, tenendo sempre lo stesso telescopio,
si sono fatti poi degli enormi progressi, si è passato dall'occhio alla lastra fotografica e dalla lastra fotografica ai detector più moderni che si possono usare. Per cui ancora adesso il telescopio ha una sua validità, anche se, come ho detto prima, stanno facendo 36 metri di diametro. Successivamente Rosino pensò, ecco qui c'è capitata questa bella ragazza in primo piano, questo è l'esterno dell'osservatorio di Cima Etar, che fu costruito invece nel 1973 in occasione del centenario copernicano. E qui, ecco, questo è l'esterno. Ecco, questo invece è il telescopio più grande dell'altro, che ha permesso di migliorare. Ecco, questo telescopio porta la firma del professor Barbieri, che ne ha curato tutta la costruzione. Ah, ecco, tanto per... Questa è una foto dei primi tempi in cui il professor Rosino è il personaggio centrale. Ci sono altri, il professor Taffara da un lato e dall'altro c'è un giovane studente che ero io. E questo è il ritratto di Rosino. Un campo di ricerca in cui Rosino fu uno dei primissimi pionieri è quello delle cosiddette variabili cataclismiche. Sono questi sistemi binari stretti di corto periodo orbitale, qualche ora, si mettono a girare uno fino all'altra, nei quali una stella di tipo solare trasferisce materia sulla superficie di una compagna collassata, una nana bianca o una stella di neutroni. Poco si sapeva sulla natura di questi sistemi binari quando nel 1939, Rosino era appena laureato, Rosino cominciò a compiere sistematiche osservazioni con il telescopio di 60 cm di Loiano, Bologna. I primi risultati di questo lavoro apparvero in Italia nel 1942, ma purtroppo a causa della guerra non poterono avere una vasta diffusione. Un secondo lavoro, uno studio dettagliato di 75 stelle di tipo Puge Minorum, apparve nel 1945, mentre una discussione statistica delle proprietà generali di questo tipo di variabili esplosive, che in alcuni aspetti percorreva molte delle attuali conoscenze, sulla natura fisica di questi oggetti, apparve nel 1946. Fu in questi primi lavori che Rosino riuscì per primo ad intuire l'esistenza di alcune fondamentali correlazioni che legano i vari tipi di variabili cataclismiche. Ad Asiago poté finalmente dedicarsi alle osservazioni delle variabili cataclismiche utilizzando strumenti sempre più sofisticati. Dopo gli studi sulle Uge Minorum, famosi gli vennero i suoi numerosi lavori sulle stelle 9 ricorrenti, cioè stelle che esplodono
poi collassano e poi riesplodono con una certa ricorrenza, mentre la nuova non ricorrente ha una sola esplosione e addirittura se è molto luminosa diventa una supernova, quindi praticamente una stella si distrugge esplodendo e inviando nello spazio il materiale di cui è formata. Non è azzardato affermare che Rosino fu il maggiore esperto mondiale dell'evoluzione spettroscopica di una stella nova durante la fase esplosiva e durante il loro ritorno allo stato di quiescenza. Ma, come diceva lo stesso, più che la scoperta delle affinità tra i comportamenti delle diverse nove, ciò che più lo eccitava era la scoperta delle caratteristiche più individuali di ogni singolo oggetto. Ogni nova ha la sua personalità, diceva. E nell'ultimo decennio, grazie all'uso dei rivelatori lineari CCD in spettroscopia, iniziò uno studio quantitativo delle caratteristiche fisiche dei materiali eiettati durante il fenomeno esplosivo. Poi molti altri sono ricerche che riguardano lo stelle 9 della nebulosa di Andromeda e lo studio appunto delle supernove a cui accennavo prima. Ecco, voglio dire che poi parallelamente a tutta questa attività scientifica, Rosino svolgeva un'attività universitaria, ovviamente, di didattica. Lui teneva due corsi, e però fino agli anni 80, per diventare astronomi, bisognava laurearsi o in matematica o in fisica, o addirittura quando c'era anche la laurea in matematica e fisica. E per Rosino questo non andava bene, lui voleva la laurea in astronomia. E allora fu, grazie alla sua tenacia e all'apporto grazie a una collaborazione con il professor Dalla Porta, che era all'Istituto di Fisica all'epoca, il quale si trasferì poi all'astronomia con una cattedra appunto più a indirizzo astronomico, astrofisica teorica, che combinando appunto lo sforzo dei due si ottenne il corso di laurea in astronomia. Questo corso di laurea ebbe un grande successo, si arrivò ad avere per esempio addirittura la metà degli studenti che c'erano a fisica, per cui fisica era una grande istituzione, l'astronomia era più piccola, ma metà degli studenti, per cui successo che dura tuttora. Il corso di laurea in astronomia crebbe nel tempo e sin da subito si articolò in indirizzi diversi per dare una migliore offerta didattica e scientifica: indirizzo galattico,
extragalattico, cosmologico, stellare e planetario. E infine, spaziale. Per quest'ultimo è doveroso ricordare l'istituzione del Centro di Ateneo di Studi e Attività Spaziali, Giuseppe Colombo, cosiddetto CISAS, che fu promosso in gran parte dagli astronomi e che è tuttora attivo e che al momento attuale è diretto dall'astronomo professor Bernacca. Contemporaneamente a questi sviluppi, il corpo docente, che all'inizio contava solo due professori ordinari, si ampliò con i professori di prima fascia, Bertola, Barbieri, Barbon, Chiosi, Noci, Cavaliere, Lucchin, Ortolani, Raffanelli, Benvenuti, Franceschini e Piotto, per cui ci fu proprio un'esplosione. Ecco, poi, altro punto che Rosino aveva sempre sognato era la sede cittadina del Dipartimento di Astronomia. Allora, fino negli anni 90 gli astronomi erano insieme con gli astronomi universitari, erano nello stesso edificio degli astronomi del ruolo degli osservatori, che è un ruolo a parte che dipendeva dal Ministero della Pubblica Istruzione e che adesso sono parte di un ente di ricerca. E la convivenza era ottima, ma gli spazi, man mano che si cresceva, diminuivano. Allora qui andammo dal rettore, che era Bonsembiante, e Bonsembiante prese a cuore la questione e acquistò per la nuova sede del Dipartimento di Astronomia un edificio che era proprio aderente all'osservatorio astronomico. Così potevamo avere continui scambi praticamente come prima, ma su un nuovo edificio, e questo edificio appunto è quello che corre lungo il fiume, così chiamato adesso ex Rizzato, dove c'era la fabbrica di biciclette Rizzato, fu restaurato completamente e appunto adesso ospita gli astronomi dell'università. Qui avevo messo una citazione, ecco, l'ho presa qui dalla commemorazione di Barbieri. Devo confessare, dice Rosino, che l'istituzione della laurea in astronomia segnò uno dei momenti più esaltanti della mia vita. Questa meta era stata invano perseguita da almeno due generazioni di astronomi, era toccato a me, per fortuna, più fortunato, un più fortunato gioco di circostanze a raggiungerla. Per cui noi vediamo come da quando Rosino arrivò nel 53 fino agli anni 90 ci fu un'esplosione dell'astronomia a Padova. Intanto c'erano tanti telescopi che venivano costruiti fuori, per esempio, ecco un altro che ha la firma di Barbieri, è il telescopio Galileo
che è stato posto nelle isole Canarie, per essere così, e poi molti altri telescopi, per esempio l'ESO, che è l'Organizzazione Europea per l'Astronomia, ha moltissimi, sta progettando adesso 36 metri, ma in passato ha avuto sempre grandi telescopi. Questi telescopi tendono ad essere messi tutti nelle Ande cilene, perché lì ci sono delle condizioni ottime, per cui fino a poco tempo fa c'erano andare e viene di astronomi da Padova a Santiago del Cile e viceversa. Adesso addirittura non è più necessario, perché da lontano si possono addirittura comandare i telescopi e ottenere le osservazioni. Ecco, no, un momento solo, che volevo leggere giusto una frase di Rosino, che dà un'idea del personaggio completamente dedito all'astronomia, ma appunto che ha ottenuto questi grandi risultati. E allora, quando abbiamo organizzato la festa per il suo 80° compleanno, che appunto cadeva nel 1995, purtroppo 2 anni dopo venne a mancare, così ci disse: credo che l'unico mio merito, se così si può dire, si possa riassumere nella mia totale dedizione all'astronomia. Una scienza che avvince chi le si accosta fin dalla prima giovinezza, che conquista e tiene stretti per sempre i suoi adepti, che li ripaga largamente, infondendo loro un senso di pace, di serenità e di intensa spiritualità. Grazie. Direi che così il circolo si è chiuso magnificamente, perché stamattina abbiamo trattato dei grandi astronomi, Toaldo, Franklin, Santini, eccetera, e adesso abbiamo traguardato addirittura tutta la storia, in sintesi, tutta la storia dell'astronomia a Padova, traguardata proprio attraverso la figura di uno degli ultimi esponenti, Leonida Rosino. Credo che il circolo, come ho detto all'inizio, si sia chiuso in maniera giusta. Ecco, allora, se qualcuno vuole fare una domanda, se no, ci fermiamo qui. Se non ci sono interventi, ci fermiamo qui. E vi ringrazio tutti quanti, sono state giornate intense, queste che abbiamo programmato su fatti e figure dell'università e dell'accademia. Abbiamo fatto tre incontri, alcuni anche più lunghi di questo, che hanno attraversato questi ultimi 15-16 mesi, e speriamo che adesso attraverso gli atti si possa vedere che è stata fatta un'attività molto cospicua e sono stati illustrati personaggi di grande rilevanza e valore per la nostra università e per la nostra accademia. Insomma, credo che abbiamo biografato circa una quarantina, cinquantina di personalità, quindi si vedrà alla fine che il lavoro, insomma, è stato utile. Bene, ringrazio ancora tutti, buona serata.